Buonasera e buona cena a tutti. No, questa è falsa, non ci credo. E ti ha fregato, Andre. E... ti ha fregato. E beh, non vale, cioè, che discorsi lui la fa partire quando vuole. Io ho vinto. Fine. Questa non vale, direi. Hai vinto questa. Questa non vale mai, tipo. Vediamo le prossime. Non vale mai quando vince Jack, vale sempre quando vince Andrea. Com'è questa storia? Ciao a tutti! Questa regola mi piace. Ciao. Ciao, raga. Direi di calarci nel mood con questi synth freddi che ci stanno accompagnando di sottofondo e introdurre la nostra Night City. Siamo nell'anno 2045. È il 15 settembre. Siamo in un appartamento di lusso. Il pavimento è completamente vetrato. Le luci sono soffuse e la vista è su Night City. Una vista che mostra cantieri di enormi edifici in costruzione. Velivoli volano e scorrono nel cielo notturno, senza stelle. In lontananza rumori, ma sono distanti del centro. Una città viva. E in questo momento, Charity ha in mano un visore. Vicino a lei c'è il suo fido compagno, Ezechiele. Charity, tra pochi secondi c'è la riunione. Sembra una riunione abbastanza importante. Non ho capito bene il motivo, però sembra che la Corp riprenda le attività normalmente. Infatti, la Corp ha subito un certo blocco da dopo la scorsa avventura Angeli all'inferno. Per chi l'ha vista, si sa bene il motivo. Se no, vi consiglio di andarla a recuperare sul nostro canale YouTube. Oggi non la spoilereremo e non c'entrerà neanche così tanto. Ok, allora Charity è in effetti lì di fronte a questa vetrata che è un po' il suo posto preferito, solo che ultimamente più spesso quando ci si trova davanti assume una posa chiusa e evidentemente tesa, quindi si gira distrattamente. Sembra quasi essere stata colta alla sprovvista, si gira verso Ezechiele e ti ringrazio. Sì, mi collegherò subito. Sono curiosa di capire che cosa bolle in pentola, anche se forse lo so già. Dopodiché mi giro, Charity si gira, si avvicina a una specie di piccolo mobiletto in vetro pieno di vari superalcolici, si riversa un bel bicchiere di Cointreau e poi va verso al suo tavolo ovale del salotto e si appresta a collegarsi alla riunione. Si sistema ovviamente il vestito, si ravviva i capelli come è solita fare. Mentre Ezechiele esce dalla stanza, l'ultima cosa che vedi è un olovisore che inizia a scannerizzarti e a volare attorno a te. Mettendoti il visore, la stanza diventa completamente tutta bianca e appari al centro di una sala riunioni nel vuoto. A fianco a te, in questo enorme tavolo che appare come un pop-up, attorno a te appunto ci sono un sacco di tuoi colleghi che hai già visto, altri dirigenti della Corp per cui lavori, la ISAN. Improvvisamente c'è un po' di vociare, viene interrotto, tutti i vostri microfoni vengono mutati. Parte
una canzoncina di presentazione. È con grande onore che vi presentiamo il nuovo volto della Isan. Dopo una carenza di un posto rappresentativo per la nostra azienda, è finalmente giunto il momento di mostrare a voi Samuel Zaccaria. E dal centro del tavolo compare in piedi una figura di un ragazzo. Diresti che è sicuramente sulla trentina. È pelato ed è vestito elegante. Vi guarda dall'alto al basso, camminando sopra il tavolo. Cari colleghi, io sono Samuel Zaccaria. Sono un coassociato della Night Corp e sono venuto qui a presentarmi a voi come il nuovo capo dirigente della nostra azienda. Sono sicuro che assieme la nostra azienda andrà verso a nuovi e futuri lidi, verso un futuro più rosa per questa città. Non a caso la Night Corp è fondatrice di Night City. Ricordatevi quindi, da adesso in poi, che abbiamo suggellato ancora di più la precedente alleanza che c'era tra le nostre due corp. E spero e confido nella fratellanza tra i soci. Grazie ancora. Si inchina leggermente e di nuovo sparisce prima lui, poi il tavolo, i tuoi colleghi si disconnettono e tu rimani vuota, nel vuoto più assoluto. Appena si spegne tutto, io faccio come Charity, fa come una smorfia, alza il bicchiere, come fare un brindisi a nessuno, e beve. Chiamo di nuovo Ezechiele. Ezechiele, questo uomo sulla quarantina con una barba corta e incolta, con pesanti occhiaie, entra nella stanza con quello che è una sigaretta elettronica. Ti guarda e fa: capo, ho ascoltato tutto. Che ne pensi di questa storia? La Night Corp non aveva mai imposto una cosa del genere alla nostra azienda. È strana. Però d'altronde sono loro tra i soci fondatori della Isan. È strano comunque. Sospetti che... Io ho già avuto l'informazione che lui mi ha dato sui conti. Sì. Ok. Sospetti che ci sia lui dietro tutto questo? Sicuramente, dopo quello che è successo, vorranno tenere ancora più sotto controllo l'azienda. Questo è poco ma sicuro. Però è strano una mossa così allo scoperto. Certo. Dovremmo agire ancora più cautamente, qualunque siano i nostri futuri progetti. Non ci voleva. Quindi qua non è ammesso alcun tipo di errore. Avrò molto bisogno di te, Ezechiele. Certo, capo, ma d'altronde non lo è mai stato. Gli errori non sono mai stati permessi. Sei l'unica persona di cui mi possa veramente fidare, lo sai. E quel fixer? Quel Varù? Lui è sulla buona strada. Gli daremo una chance. E proprio in quel momento Varù
è sulla sua auto e sta andando all'Afterlife. L'Afterlife, per chi non sapesse e non sa molto di Night City, è un locale abbastanza in, ci vanno solo quelli giusti. Ma a quest'ora, abbastanza presto, sono le 9 di sera, all'Afterlife ci vanno solo le persone che contano e che vanno per affari. Perché può essere scambiato a mezzanotte, a luna, per una discoteca, ma in realtà è un posto dove i fixer si trovano e risolvono gli incarichi. Beh, fico. Baru, presentati. Allora, la macchina, che è una macchina scancasciata, ancora fuma da qualche orifizio e la portella è completamente ammaccata di un altro colore. La macchina inchioda parcheggiando. Si apre questa portella colorata in maniera strana e da dentro risuona una musica rumorosa, martellante. Scende un personaggio con degli alti stivali neri luccicanti, dei pantaloni zebrati, una giacca di pelle che è stata tagliata ai lati, quindi non ha le maniche. Dietro c'è una toppa con scritto Neon Devils che ogni tanto si illumina, ogni tanto si spegne. Intorno al collo un ampio pitone un boa piumato fluo rosa. Una faccia sorridente come quella che ha un bambino la mattina di Natale e due scintillanti occhi bionici, sono due piccoli piattini illuminati di verde fluo. La sua testa completamente priva di capelli incornicia questa figura. Sputa per terra. Ha! Eccoci! Ed entra in bocca l'Afterlife. E butta fuori, ormai ti conosce. Ti fa un cenno, fa... È arrivato il poraccio del deserto, fatelo entrare. Sì, sono io. Ti tassano, ovviamente se hai armi, pistole o coltelli con te, te li tolgono. Le due pistole e il coltello, sì. Perfetto, e ti fanno entrare. Seduto a un tavolo, dove ti sei accordato, vi è un'altra figura che potete notare in questa grafica. Vi è Wave. Wave, presentati, descriviti come appari. Allora, Wave, seduta a un tavolo un po' in penombra, sta sorseggiando un suo cocktail speciale, diciamo, e appare con questo lungo cappotto nero, un quarantenne abbastanza distinto, capelli molto curati, corti, un po' alla Peaky Blinder. E sotto questo cappotto nero c'è una sorta di armatura leggera, però si vede che è un po' di alta moda, non è una classica ferraglia applicata, diciamo, per proteggersi. E gli occhi di Wave sono due protesi di ultima generazione, quindi che somigliano molto più a due occhi umani che non a delle lenti impiantate in maniera alla buona. Talvolta si illuminano di rosso, rosso come la pistola che tiene ben nascosta sotto al suo giubbotto con striature di neon. Si potrebbe dire che sia un ragazzo un po' alla moda. Sorseggia e si guarda attorno. E incrocia lo sguardo di Varu. Lo nota, ma toglie subito lo sguardo da un'altra parte. E Varu si siede facendo strisciare la pelle finta che fodera i sedili e dice alla barista: "Ehi, Chum, un Silverhand." La barista, che conosce molto bene Wave, si gira verso di te e fa: "Ah, sei tu. Adesso arriva." Lo prepara di fronte a te. Un cocktail piccante. Infatti contiene anche del tabasco.
lo mette di fronte e poi guarda in direzione di Wave. Trattalo bene il mio ragazzo, mi raccomando. E ti porge il cocktail. Lo prendo e le sorrido. È qualcosa che, se qualcuno conoscesse Varua, è molto strano, perché un sorriso strafalso anche questo. Certamente, certamente, bellezza. Tu sei Wave, quindi, eh? June? Wave si gira verso Anne e gli fa grazie. Sorseggia e risponde a Varu con un... Ah, beh, finalmente un volto da vedere. E che volto? E faccio roteare il boa fluorescente da un lato. Bene, bene. Allora, dimmi un po'. Sai, sono arrivato da poco in città. Avrei bisogno di fare qualche lavoretto per racimolare un paio di eddi. Sai, d'altronde, tenere luccicante questa armatura costa. Immagino. E sorseggio. Il lucore è una parte importante di questa città. E rimetto a posto il boa piumato. Mi dispiace però deluderti. Non farai molti lavoretti se collaborerai con me. E poi mi guardo intorno. C'è qualcuno a portata d'orecchio, immagino. Sì, c'è un po' di gente. Non tantissimo. Il locale a quest'ora, come dicevo prima, non è così pieno. Ci sono tutti i mercenari, tutte persone come voi qui dentro. Ok, perché voglio dargli qualche informazione sul lavoro, ma non voglio che la senta nessun altro, chiaramente. Ti vedo un attimo incuriosito. Forse preferiresti un posto più appartato? Perché no? Ok, sai, quindi come immagino dicevo... che ci sposteremo. Sì, ci sono dei divanetti un po' più in una zona un po' più all'ombra, diciamo. Va bene. Poi, sempre all'Afterlife, si possono, tu lo sai, noleggiare delle stanze insonorizzate. Però è chiaro che bisogna avere dei contatti con Rogue. Rogue sì, nel caso. È la è la, la donna che sta dietro all'Afterlife. La vedete? È dietro un grosso vetro, probabilmente insonorizzato, che sta lavorando al PC. Perfettina, sì, è quella Rogue. Ok, quindi allontanati da orecchie indiscrete, di nuovo mi guardo intorno per essere sicuro di non avere qualche ficcanaso. E poi cambia completamente espressione, diventa serio. Wave, tu come pensavi di gestire la tua vita a Night City? Molti lavoretti del cazzo o uno fatto bene? Beh, sai, da come puoi vedere, non cerco di campare la giornata. Bene. Sono una persona che va a fondo, seria, e se c'è da sporcarsi le mani, per il giusto prezzo, sono anche disposto a farlo. Bene, bene. Ho saputo che tu tratti degli incarichi un po' più particolari che non il semplice rubacchiare qua e là o far fuori qualche maelstrom giusto per campare. Cosa intendi? Per questo dire? Ti ho contattato. Pensi che far fuori qualche maelstrom sia semplice? Dipende da cosa intendi semplice. C'è chi ci ha lasciato la buccia provandoci. Ma questa è un'altra storia. E a quale prezzo? Beh, comunque, Wave, sarò molto chiaro. La retribuzione è molto alta, il lavoro è molto pericoloso. In quel momento, Wave, lo vedi, è seduto a un balcone e ti fissa proprio quando hai sentito quella frase. Wave, per un attimo si incanta, ma per pochi secondi. E... un lavoretto serio, dicevi? Sì, un vai, continua. Serione. Dimmi di più. Mi serve il meglio.
meglio. Tu pensi di poter essere il meglio se ti sei presentato, giusto? Sì, direi proprio di sì. Allora, per quel che mi riguarda, potresti anche andare bene. Bene. Quindi cosa vuoi sapere? Il resto verrà discusso con il resto delle persone che c'entrano. Beh, sicuramente se mi tiri in ballo, allora balliamo. Beh, quindi Wave ti guarda, sorseggia e ti fa chiaramente intendere che ci sta per questo lavoro. E ti dice, allora, come pensi di gestire al momento questa cosa? Vuoi darmi più informazioni? Certo. O pensi di fare ancora il misterioso? No, no, ti darò tutte le informazioni del caso. E solo una cosa, tu mi sei stato caldamente raccomandato, ma di cosa ti occupi di preciso? Ma sai, tra le molte abilità, una tecnica che ho raffinato molto bene è quella della navigazione. Oh, ok, quindi avevo capito bene, sei un net. Alle tante cose, sì. Bene, bene. Hai mai bucato qualche server finanziario? Ci sono stati un paio di lavoretti di questo calibro. Diciamo che per altri è andata a finire male. Ma se io sono ancora qui, tira tu le somme. D'accordo, ok. Si guarda intorno. Pensi di poter rinunciare a tutti gli altri lavori che ti verranno offerti da qui alla fine del nostro impiego? E ti sorride. Tutti. Guarda, mi trovi qui seduto proprio per questo motivo. Bene, allora credo che per quel che mi riguarda sei dentro. Parlerai anche con gli altri, sai, è un pro forma, ma gli altri vogliono sempre metterci il naso in quello che facciamo noi fixer. E mi guardo intorno e mi atteggio, perché in realtà questo è il primo colpo di Baru da fixer, non ne ho mai fatti. E quindi te lo ripeto, se hai qualche domanda, se no io andrei là dietro e mi farei un giro. Che figata questo posto. Sì, ma guarda, visto che siamo qui a sorseggiare, ormai i bicchieri sono quasi mezzi vuoti. Sicuramente sarà passato una ventina di minuti. Ma e tu invece hai detto che è da poco che sei nel ramo da fixer. Non l'ho detto. Perché non mi racconti qualcosa? Però sì, diciamo che ufficialmente sono da poco nel ramo dei fixer. Tant'è che non ho nemmeno un soprannome. Non sono tracciabile, sai, in questo senso. Beh, direi che è una mossa furba. Già, 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 già. E dovrei essere furbo anche tu, altrimenti finiremo tutti male. È una città che ti brucia se stai fermo. Già, a tal proposito, vediamo chi altro brucerà con noi. Tiro fuori Legend e scorro i contatti. C'è quello di Mana, vorrei fargli un colpo di telefono. Perfetto, qualche minuto prima. Siamo in un'altra zona della città. Siamo in un vecchio motel sgangherato. E in questo momento, in questa stanza che adesso vi farò vedere, c'è il nostro caro Mana. Mana, che cosa stai facendo? Mana, cosa sta facendo Mana in questo momento? E soprattutto presentalo anche, perché l'aspetto di Mana è molto particolare. Mana è un ragazzone sulla trentina d'anni, carnagione scura, qualcuno con delle origini che sembrano un incrocio tra, come si dice, gli asiatici e la zona delle Filippine, insomma. Samoano.
tipo un samoano, bravo. Quindi ciao Sara, benvenuta. Ciao Sara. Ciao anche a Steno che l'ho visto prima e a Laura. Eh sì, benvenuti a tutti ragazzi. Ciao. Quindi come dicevo, di origini samoane, ad esempio, delle Filippine. Ha i capelli lunghi, legati con tante piccole treccine fatte con il filo elettrico, fondamentalmente. Tra i capelli si è messo dei bulloni, delle viti, rondelle. Insomma, ha l'aspetto chiaramente di un pazzo che vagabonda per la strada. Ovviamente con i suoi abiti pesanti, fin troppo, che celano varie piastre balistiche, quello che non si può fare a meno di notare sono le due braccia in eccesso, i due impianti nella schiena, che gli danno effettivamente la possibilità di utilizzare in contemporanea quattro mani, quattro attrezzi, perché Mana è un meccanico e si diletta effettivamente ad aggiustare, smontare roba, spesso a rivenderla, a spaccarla, e a bere smash, a bere questo alcolico. E infatti una delle mani ha sempre una lattina, è pronto a sorseggiare. Ed è quello che sta facendo in questo momento. È seduto proprio lì, sotto quel neon azzurro. Sta bevendo e guardando un vecchio computer su cui aveva appunto messo mano. E si gratta la testa. Sembra che ci sia qualcosa che non lo convince, che non gli torna. In quel momento, Mana, la porta dietro di te si apre. Si spalanca molto rumorosamente e si sbatte. Appare, entrando così, una ragazzina. Merda! Merda, merda, merda! È Sam. Volto subito nella sua direzione, le punto un dito del cyberarto. Un dito cromato, scintillante. Ehi, ragazzina! Evitiamo di usare questo tono del cazzo, va bene? Quando entri in casa mia, porca puttana! Lei si fionda sul divano, si mette un cuscino in faccia e urla. Allora, sorellina, che succede? Quella stronza di Candy mi ha rubato i soldi. Ti rendi conto? Ero riuscita a fare due incarichi semplici. Me li ha fregati dicendomi che le servono per le sigarette. E chi cazzo me le ridà i miei 20 eddi adesso? Ma cucciola, ti sei fatta fottere 20 eddi per le sigarette? Perché non le hai detto che non li avevi? Li ha cercati lei e li ha trovati nel mio solito nascondiglio. Si prende di nuovo il cuscino, se lo mette in faccia di nuovo e urla istericamente. Mana allora si alza, va dietro la ragazzina, le tocca la testa con un dito e le fa: il solito nascondiglio è ovviamente il luogo più facile dove andare a cercare le cose. Porca puttana, Sam, ma creati un nuovo nascondiglio, no? Lei appoggia il cuscino su le gambe, fa: quando sarò una netrunner me ne andrò via da questo schifo. Mi servono solo 1 milione di eddi per farmi qualche impianto. E fissa il vuoto, sconsolata. Mana dietro di lei ride e le dice: 1 milione e 20, non dimenticare quei 20 eddi che hai perso poco fa. soffia sbuffando. Senti un po', Pulce, la prendo, la sollevo con quattro braccia e la sposto dal divano, la metto lì dove c'è il tavolo degli attrezzi. Facciamo così, io ti do
mano e inizia a frugare nelle tasche. Scusa un attimo che guardo. Ah sì, beh, ce li ho. Io ti do 40 etti. Con questi voglio che ti costruisci un nuovo nascondiglio ed eventualmente sia già incluso un lavoro da netrunner per me per quando ne ho bisogno. Lei li guarda, sognante. Ah, beh, ci sto. E li afferra. Ti sei appena acquistato i servizi di Slow Kid. E si mette i soldi in tasca. Slow Kid. Ma ti conviene iniziare a diventare un Fast Kid, perché l'ultima volta sei stata talmente slow che la roba che c'era in quel computer si è fritta. Abbiamo perso roba importante. Magari lì c'era quel milione di Eddy che ci serviva. Cazzo, magari c'era davvero, Sam. E anche in quel momento Mana inizia a preoccuparsi, ripensando al momento in cui hanno entrambi inserito password a caso in un'architettura piuttosto rara, andando a compromettere un sistema, qualcosa. Non lo sa bene Mana, non si preoccupa molto di queste cose. Lei ti guarda e fa: forse Chun, per quell'incarico devi prendere uno che gli impianti ce li ha già. Però la prossima volta sarò migliore, te lo prometto. Mi accorgerò prima di questi blocchi. Mi hanno insegnato un trucco nei forum. E va bene, ci conto. Però adesso ti metti lì e ti costruisci un nuovo nascondiglio. E le indico il tavolo da lavoro, dove ci sono delle placche di lamiera e alcuni cacciaviti e quant'altro. Vedi di fare una scatola, qualcosa, mettici un lucchetto e nascondilo, cazzo, da qualche parte, se, porca troia. Ah, se ci fosse mio papi. E lei si siede e inizia un po' a giocare con i cacciavite. Intanto saluto Cronica Medievalis. Esatto, ben arrivata. Ciao, ben arrivati. Per invece Nebbia, per il commento di prima, purtroppo Panam adesso pensa sia troppo piccola, perché siamo nel 45. E mentre tornando, c'è un'altra cosa, scusami, che c'era stato un commento prima, chiedevano: ma quindi come funziona questo obiettivo di community e quant'altro? Dove lo possono trovare? Visto che adesso, allora, abbiamo un po' di persone, spieghiamolo. L'obiettivo di community dovreste già vederlo al 0% al momento in chat, premendo sui guancialini. Cosa succede? Che voi potete versare i vostri guancialini su questo obiettivo, che piano piano si riempie, ok? Piano piano si riempie, e quando arriverà alla sua conclusione succederà un evento unico scritto solo per quell'obiettivo lì all'interno di questa campagna. Questo obiettivo chiaramente sblocca delle cose. Secondo me è un obiettivo tipo che Charity diventa povera, tipo una cosa così. Dove devo mettere i guancialini? Dove Mana ottiene altre 6 mani. Oh no, basta. E diventa Mani, non più Mana. Ah, è bellissimo. Scusate, ragazzi. Hanno contribuito già in 2. E si comincia. E piano piano si versa, ragazzi. Perfetto. Per tornare a noi, invece, Mana, il tuo agent squilla. Lo sollevo. E guardo il numero che appare. Il numero che appare ti fa venire in mente tanti ricordi. C'è scritto Baru. Figlio di un... Sam... Devo rispondere a una telefonata particolarmente importante, cazzo. Lei fa, annuisce, fa, e sta smanettando con cacciavite e bulloni. Guardo ancora per un attimo l'agent, soppesandolo, e poi accetto la chiamata. E nessuna voce risponde. Passano diversi secondi. Quei ricordi li sta vivendo anche Varu. E all'improvviso le sue labbra si muovono. Ehi, Chun!
Ehi fratello, questo è il servizio di segreteria telefonica di Mana. Dimmi tutto. Porca puttana, c'ero quasi caduto. Pezzo di merda. Oh yeah. Come stai, Joe? Grazie mille per l'abbonamento, Cronica. Attenzione. Grazie tante. Grazie, caro. Big Lob, veramente. Andate a seguirlo sui suoi canali, ovviamente. Lo straconsiglio. Zoom! È una vita che non ti sento. Io me la passo al solito. Una mano tira l'altra e via dicendo. E te che stai combinando? Intanto è interessante che tu sia ancora vivo, cazzo. Anche tu. Ho sentito che ti sei dato ad attività nuove. Hai sentito? Quindi sei uno che ascolta. Sei uno che... Sì, ma non capisco un cazzo, lo sai. Che c'è, Varù? Credo proprio che devi venire a bere una sbash con me al più presto. Che ci guadagno? Alle 23 all'Afterlife. E butto giù. Bastardo. E Mana si prepara per andare all'Afterlight. Perfetto. Io tornerei di nuovo dalla nostra Charity. Charity. Potete leggere qualcosa? Non ho capito bene il commento, scusate. C'è scritto sbloccheranno con l'H sbagliata. Ah, la okay. Descrizione dell'evento c'è scritto sblocce. Vabbè, ma perché Giocondo è il professore, ragazzi. Deve correggere, chiaramente. Ha ragione. Ha ragione, è il suo mestiere. Comunque, correggeremo assolutamente. Anzi, ora, grazie. Ora. Charity. Sei... È finita la call aziendale, come si può dire, da qualche minuto. Sei da sola nella stanza. Ezechiele è già uscito dagli appartamenti. Sì. Volevo sapere, io ero a conoscenza del fatto che appunto Varù stesse andando a incontrare certe persone. Sì, non ti ho detto quando, ma lo sapevi che lo avrei fatto. Ok, allora tornando verso la finestra e versandomi un altro bel bicchierone, lo chiamo. Mi guardo intorno, Wave è sempre lì, immagino, giusto? Wave sorseggia. Hai visto? Parli dei diavoli. E rispondo. Pronto. Varù. Sempre pronto. Molto bene. Allora, sei riuscito a parlare con i tuoi contatti? Uno sì, l'altro sta arrivando, spero per lui almeno. Bene, ti ringrazio. Senti, io non ho tante buone notizie. Ma penso sia opportuno parlarne a voce. Sì, lo pensavo anch'io, signorina. Perché non ci manda una V e non andiamo in un posto sicuro dove possiamo parlare faccia a faccia? Pensavo di raggiungerti adesso, per esempio. No, no, non è il caso, vedi, è per questo che paghi, alzo la voce, che paghi un fixer. Per evitarti rogne, non dobbiamo trovarci qui. Va bene. Allora, suggerisci tu un luogo. Non lo so.
E Master Varù sicuramente ha le idee più chiare di me in questo momento. Allora, potresti noleggiare una stanza all'Afterlife. Però e... tutti vedrebbero entrare una corp. Ci sono entrate anche dal cielo, nel senso che hanno dei parcheggi in cima all'edificio e si può entrare anche da lì, nello spazioporto. Okay. È fattibile farla questa cosa? Chiaramente devi contattare Rogue e sentire lei. Figurati, ci manda a dare via il culo anche solo per parlare. Può essere. Da quello che hai sentito è un caratterino. Beh, Ciu, dammi un minuto. Signorina, un solo minuto. Ti richiamo io. La richiamo io. Sì, insomma, tra poco. Non ti preoccupare. Sì, pure meno formale. E butto giù. Porca puttana, è difficile parlare come qui. Cazzoni. Wave, aspetta solo un secondo. Arrivo. Vorrei provare a prendere sta stanza. Anche se la vedo. Certo. Male. Allora, tu vedi chiaramente Rogue, che adesso mostreremo, è dietro a questo spesso vetro. Sta smadonnando contro un PC. E la vedi che fa dei gestacci. Sbatte la tastiera e a un certo punto la sbatte anche contro il muro. E poi ti mette la mano sulla fronte. Torno al bancone, prendo un Silver End e torno da lei. Quando... se posso parlarle, immagino. Lei vede che sei fermo di fronte al vetro e alza la testa e ti guarda. Ti scruta così. Alzo il Silver End e glielo porgo. Si alza, va verso il vetro e apre con una maniglia il vetro. Senti una depressurizzazione e l'aria che entra dentro la stanza fa. Allora, dimmi, mi vuoi parlare? A me quando fa incazzare la tecnologia, Silverhand tira su sempre. Dannato Silverhand. Entra. Chiude la stanza. Quello te lo puoi ficcare nel culo, non mi interessa. Che cazzo vuoi? Rotti un po' il boa piumato. Mi servirebbe una stanza e so che se non si chiede a te è come praticamente chiederlo al muro. Mille Eddie? Sì. Mille Eddie. Potrei sentire un attimo... Ma sì, fanculo, va bene, mille Eddie. Conto? Conto? Neon Devils. Ah, cazzo, i nomadi, quanto li odio. Va bene. Neon Devils, è andata. Siamo già morti ancora prima di cominciare. Che bello. Hai la stanza rossa. Chiaro, la stanza rossa. Beh... grazie, vado a ficcarmelo nel culo. Se prima che te ne fai fa... Ehi, Chum, aspetta, tieni, ti dà un badge. Lo vedi, Red Room c'è scritto sopra. Mi raccomando, ce l'hai solo per oggi. E i 1000 Eddie li voglio entro fine mese. Perché mi hai preso? Certo. Ho 500 Eddie, ragazzi. Letting Squad fa... Non li avrò mai, vero? Alzo una mano e non dico niente perché... Sorride e ti guarda e fa, meglio ancora. Avrò da ricattarti. Vattene. Ciao, ed esco. Ti fissa e da dietro il vetro mentre te ne vai e vedi che prende un agent fissandoti. Beh, Wave, abbiamo la stanza rossa e agito il badge. Solo il meglio. Sì, ti ho visto alle prese. Sembrava abbastanza nervosa la proprietaria.
Sì, ma ci so fare. Bene. Wave si distrae un attimo guardandosi nella stanza e rimane un attimo incantato per qualche secondo e poi ritorna con lo sguardo verso Varu e ti dice: beh, hai fatto un bel giro di chiamate. Evidentemente sei una persona che conosce un bel po' di persone in questa città. Certo, e tutti hanno un'alta stima di me, chiaramente. Anna, okay. È lì al bancone, ti guarda e fa: fossi in te, sarei attento a Rogue. Quello che gli prometti in cambio è meglio che lo mantieni. Sì, credo che abbia ragione e la guardo come se dovesse presentarsi. Ti ho fatto il Silverhand, Baru. Ah sì, quella del Silverhand, è chiaro. E è di là la stanza rossa, vero? Indica sulla parete una luce al neon rossa che forma una porta. Metti il badge sopra quella porzione di parete ed entrerai nella Red Room. Ok, non so chi devo dirlo, quindi lo dico al master. Comunico che arriverà un tizio borgato con quattro braccia, gigante, con delle trecce praticamente, una corpse smilza con un palo nel sedere, con una V dal cielo, e noi e siamo quattro e nessun altro deve entrare. Perfetto. Soprattutto per la V viene data la comunicazione ed è incluso nel prezzo della stanza. Beh, speriamo, 1000 euro. Perfetto, vi avviate verso la Red Room. Io mi guardo un attimo attorno per vedere se c'è gente che ci sta osservando, magari in maniera un po' sospetta, diciamo, dai. Più che altro adesso il locale inizia a popolarsi. Mentre prima c'erano solo persone d'affari, adesso ci sono anche chum che vogliono godersi un cocktail costoso in un locale malfamato. Ok. Allora direi che dico a Varu: beh, fai strada. Ti fa strada. Passerei onestamente alla V, che in questo momento immagino sta sorvolando Night City, no? Oh yes, e io ci tengo anche finalmente a descrivere l'outfit di Charity, perché prima per brevità non l'ho fatto, ma io ci tengo particolarmente. Allora, visto che questa è una delle poche prerogative di Charity. Charity è elegantissima. Ha una specie di abito lungo, quindi pantaloni più giacca, piuttosto abbastanza aderente, di tessuto morbido e bianchissimo. Ci tengo a precisare che chiaramente fa molto contrasto anche col colore della pelle e con non solo gli innesti cibernetici che sono meramente estetici. Esatto, perché ha come degli, appunto, degli innesti cromati come delle linee dorate anche nei capelli e dei gioielli pure ovviamente dorati, ma non eccessivi. L'idea non è quella di dare un'idea pacchiana, semplicemente di lusso e ricercatezza. Quindi lei, in modo molto composto, è lì seduta con le gambe accavallate che guarda fuori il panorama di Night City in modo molto tranquillo. Perfetto. E si prepara all'atterraggio. E allora descriverò Night City con le note di un gruppo che sta prendendo posto all'interno del locale dell'Afterlife. La gente inizia a gridare, c'è un pubblico bello pieno. Ciao a tutti, Chum, siamo i Rage Against the Corp e stasera suoneremo per voi.
Nel frattempo, la V vola sopra Night City. Night City è viva, cazzo. Puoi vedere Charity benissimo dal centro delle esplosioni. Gente si sta sparando nel Night City Center, nel mezzo delle macerie dell'atomica che ha quasi distrutto la città una decina, ventina d'anni fa. Dall'altra parte della città, invece, in fondo, vi è il deserto. Delle nuvole si alzano, mentre dei furgoni stanno viaggiando ad alta velocità. Gli AV attorno a te sfrecciano nel traffico notturno. E ancora più in alto, dei grossi carghi merce viaggiano sopra Night City. Noti, chiaramente, che il centro oggi è caldo. Oltre al Night City Center, vi è la Japantown, dove le gang stanno allestendo, e lo vedi bene chiaro dall'alto, un mercato di mezzanotte, un posto dove, per solo una notte, i chums si trovano e vendono il migliore equipaggiamento al miglior prezzo per il miglior offerente, e stanotte potresti benissimo essere tu che cammini lì. E nel frattempo ammiri tutto questo e arrivi verso una zona industriale dove svetta questo edificio sopra gli altri. Ezechiele ti comunica: stiamo arrivando allo spazioporto. In quello preciso momento entra dalla porta dell'Afterlife Mana, che si fa spazio, immagino, in mezzo alla gente mentre il gruppo suona. Cosa fai, Mana? Spintono la gente. E quando parte il riff, essendo che mi piacciono particolarmente i Rage Against the Corpo, mi butto nel podio. Quindi Mana si lancia urlando e iniziando a spintonare gente di qua e di là con le quattro braccia, due delle quali di cyber, quindi insomma c'è da darsi un sacco di botte. E il pubblico è violento, perché le corpo a Night City fanno schifo, nessuno vuole bene ai corporati, e i Rage Against the Corp lo denunciano molto bene con le loro canzoni. E proprio questa canzone parla di come le corp hanno preso possesso della città e l'abbiano resa una mera macchietta in mano alle loro sporche e luride mani. In questo momento, invece, Mana e il nostro Wave stanno camminando lungo un corridoio insonorizzato. Lì la musica arriva a malapena, ma noi ci ascoltiamo comunque per dare un contesto. Stanno camminando e scendendo delle scale, tutte completamente ricoperte di luto rosso. Scendono e arrivano in una stanza che contiene al suo interno un'altra stanza. Come mai tutto questo? Beh, Baru, fai un paio di calcoli e capisci che dentro quella stanza, anche con le più potenti tecnologie, nessuno può intercettare i vostri discorsi. Lì sarete completamente soli, voi e voi soltanto. In quel momento il Varu scende. Sì, Varu, scusate. In quel momento la V scende sullo spazioporto. Delle persone illuminano con dei segnali luminosi e ti fanno parcheggiare. La musica arriva da distante. Inizia a scendere, immagino, verso l'ascensore. Piano piano arrivi a quello che è l'Afterlife. Preciso che dopo aver visto tutto questo faccio anche lì una mezza smorfia e nascondo la mia pistola proprio dietro, sotto la giacca. A te non l'hanno neanche controllata, per dirti. Mi sembra giusto, l'hanno visto chi è che è sceso, cioè. E non solo, appena finisce la canzone e si danno il cambio per il prossimo, vedi che Ezechiele sta davanti a te e fa in modo che la gente non ti tocchi, ok? Comunque ti fa da bodyguard e ti porta verso l'entrata alla Red Room. Perfetto. Entri e immagino che poco dopo
ti raggiungerà anche Mana, nonostante non vi conosciate. Però facciamo che entri prima tu, in modo da dare un ordine cronologico agli eventi. Entri e scendi nella zona insonorizzata. Lì i rumori del locale non si sentono più. Ho una domanda. Mana ha una certa spada addosso? No, le armi sono state tolte tutte, tranne a Charity. A meno che Mana non abbia nascosto qualche pistola. E le armi, quelle che si incastrano nel cyberware, cioè quelle sono... Non facciamo i tiri perché comunque andiamo veloci. Però allora io ho lasciato le armi, tranne quelle ovviamente che si inglobano nel cyber. Certo. Insomma. Quelle non possono quelle controllarle. Quelle fatte apposta per esatto, essere okay, nascoste. Ok, ho capito. Bene, Charity. Arrivi all'interno di questa stanza e vedi Varu accompagnato da un uomo che non hai mai visto, un ragazzo che non hai mai visto, questo Wave seduto al tavolo. Entro, faccio un bel sorriso, perché una caratteristica di Charity è proprio quella di voler apparire il più affabile possibile. Faccio un bel sorriso e dico: buonasera, eccoci qua dunque. Solo il meglio. Lo vedremo. Con chi ho il piacere di parlare? Wave capisce subito dai modi raffinati e precisi che si tratta di una figura importante all'interno della società. E gli risponde: buonasera. Guarda un attimo Varu, guarda Charity e gli risponde: io sono Wade, con chi ho il piacere io di parlare. Ti allungo la mano e per stringerti le faccio: Charity, puoi chiamarmi così. Wave stringe vigorosamente la mano di Charity, ma senza ovviamente farle del male, e in modi altrettanto eleganti. E dice: molto piacere. Mi ha portato qui il nostro amico in comune, il nostro amico Fixer, Varu, girandomi verso Varu, dicendomi che ci sarebbe un incarico interessante e che avreste forse bisogno di una figura esperta in alcuni settori. Certo, Varu è il mio socio. Siamo soci. Siamo ecco. Soci. Esattamente. E mi fido molto del suo giudizio, quindi devi per forza essere la persona giusta. Chi non lo fa? E sediamoci. Un mezzo ghigno. Deve arrivare qualcun altro? Certamente, deve arrivare la fottuta ciliegina sulla fottuta torta. Ah, in quel ma momento, ve ne accorgerete. Esatto, quando dici così, Varu, dalle tue spalle, tu lo vedi, Wave. Lui annuisce. E in quel momento, immagino, il nostro caro Mana scende le scale e arriva pure lui. Sì, arriva e spalanca la porta della stanza rossa con in mano 4 lattine di smash che ha comprato. Master, poi tienimele segnate che poi scalo. Certo. Tutto. E la porta si spalanca, vedete Mana con... non ha il giubbotto, ha la canottiera, una canottiera a rete indecente, è pieno di collane, collanine fatte di qualsiasi cianfrusaglia deve aver raccolto da terra, sudato come un maledetto bastardo e puzza particolarmente di strada. E quando la porta si apre sentite il suo fare, il suo Varu riconosce il suo solito fare. Ehi, allora, dannati sacchi di polimeri e merda, ma che gente c'è qua? E butto
sul tavolo le quattro lattine di Smash e una volta che le appoggio le apro. Solo il meglio. Wait, io... mentre... scusami Andre, prego. No. Ok, Wave, nel mentre che Mana entra e stava appunto parlando con Certi, si gira e lo guarda e per un attimo ha un brivido, ma probabilmente non è dovuto dall'olezzo che sta emanando, ma come un brivido tipo, non saprei, cioè déjà vu, pur non conoscendolo, e si rigidisce per un secondo. Però poi torna a prestare attenzione a Charity, poiché ha capito, da altrettanti modi raffinati e curati, che probabilmente è la mente dietro a questo piano che potrebbe essere, questo lavoro che potrebbe essere esposto. Bene. Non tutti sapete perché siete stati convocati qui, giusto? Io no, per un cazzo. Allora che si dice? Mi siedo dove c'è posto, non lo so. Anzi, mi siedo proprio di fianco a Charity, ovviamente. Che... chiaramente, immaginatevi questa stanza, ok? Dentro un'altra stanza, completamente ricoperta di plexiglass o vetro comunque pesante. Al suo interno ci sono dei divanetti e un tavolino, ok? Vedi anche che io non faccio una piega. Charity non fa una piega, nonostante il tuo fare evidentemente scomposto e la tua puzza. Charity, vedi che ti sorride ed è molto molto affabile. Comunque, io sicuramente attivo il mio analizzatore di stress. Nel senso che vorrei capire nel corso di... è un po' flavor, perché Charity non conosce naturalmente queste due persone e quindi ci tiene a capire il livello di stress, più o meno per percepire che cosa, certo, pensano delle operazioni o di quello che si starà per dire. Allora, su le tue retini inizia ad apparire dei segnali, ok, che esaminano tutti i segnali vocali e indicano vari parametri. Ci tengo a precisare che le mie corne sono completamente bianche, nel senso che la classica si vede praticamente il contorno del nero e la pupilla. Ok, e... vai, scusami. No, infatti io ti volevo proprio dare la parola. Va bene, faccio. Allora, benvenuti a tutti. Questa è una serata molto importante per me, sicuramente. Penso anche per il mio socio Baru, a cui lascerei immediatamente la parola. Grazie, signori. Socio, Sì, ho un socio e le lentine diventano rosa. Allora, ve lo spiego in poche parole. Abbiamo per le mani lavoro che ci tira fuori dai nostri buchi e ci porta al prossimo livello. Questo è inutile dirlo, è un lavoro per pochi eletti, per chi è caldamente raccomandato, e indico Wave. Un netrunner del suo livello non tutti ce l'hanno. Per chi ha un cervello e i soldi per usarli, indico Charity. E per chi, indico Mana, e sorrido in modo canzonatorio, ma c'è del vero e l'analizzatore lo rileva. E per chi ha un posto nel mio cuore. E in quel momento appare, un po' dall'ombra, un uomo che non hai neanche notato, Mana. E per chi è fedele... e appare Ezechiele. Oh, c'eri anche tu? E tu che cazzo sei, porca troia? Su, via, non essere scortese. Lui è senz'altro la persona più affidabile che incontrerai mai. E sorrido.
Lui sorride di rimando, ti guarda e fa: per quello potete sapere, io lavoro con la vostra datrice di lavoro. Sorride. E non farmi vedere è il mio compito, normalmente. Ma cazzo, lo fa bene. Che cazzo ti aveva visto? Bene. Abbiamo uno spettro in questa stanza, eh? Ehi! Guardo Wave, che ho visto lì in disparte. Non è che anche tu tra un po' sparisci come questo qui, vero? Wave ti guarda, ti fa un mezzo ghigno. Ma se non ce n'è bisogno, sarò sotto la luce, tranquillo. Ma in tal caso, sarò il primo che non vedrai più. Con la birra in mano, Mana ti dice: occhio che sotto la luce arrivano un sacco di proiettili di solito. lo so bene. Prendo le smash e le consegno a tutti, tranne a... il collega suo, che mi sembra che non sia stato invitato comunque. Che vi faccio vedere adesso anche in plancia, insomma. È lui, Ezechiele. E quindi vorrete saperne di più, immagino, su questo lavoretto. Direi di sì. E certo, bambolo, avanti. Com'è che siamo tutti qui? Perché questo lavoretto, per questo lavoretto, io e la signorina Charity, la mia socia, abbiamo bisogno del meglio. Le migliori stanze dell'Afterlife, i migliori net, indico Mana, il migliore sul mercato. Quando succede questa cosa, Mana dà una gomitata a Charity, che è lì di fianco. E ti sei trovata proprio un bel mainline, eh? Un bravo ragazzo, Varun. Stai attenta. Ti lancio un'occhiata. Non so ancora a cosa ti riferisci, perciò non rispondo. Prima di iniziare, però, ditemi... avete altri lavoretti in ballo? Varu, senti, veniamo al dunque. Quanto è grosso questo lavoro? Guarda Charity. Perché io lavori ne ho sempre, quindi non è un problema. Ah, se mi hai chiamato, dopo tutto questo tempo, evidentemente c'è qualcosa di grosso in ballo. Ah? Guardo anche Charity. Mi sembra giusto smetterla di tergiversare. Signori, qui si parla di cose veramente, veramente grosse. Sono in possesso, e inizio a guardarmi le unghie smaltate d'oro, sono in possesso di informazioni davvero piccanti sulla mia corp. Piano, 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 socia. Voi siete dentro al lavoro, chiaro? Non intendevo rivelarle ancora, non preoccuparti. Non si sa mai. Io di Mana mi fido, ma questo qui... Quando Charity dice questa cosa, Mana si alza in piedi. Ora voglio capire come è il tavolo di questa stanza. È al centro, ci si può camminare intorno? Come... Centro, e i divanetti sono tutti attorno, tranne una porzione che ti permette di uscire. Ok, ho capito. Allora, Mana, quando sente queste parole, inizia a camminare nello spazio, anche proprio passando intorno al tavolo e quindi scavalcando le gambe di Wave, di Varu e di Charity, con fare particolarmente tra il nervoso e il furioso. Comincia a camminare in tondo. Io noto il suo nervosismo. È palese o cioè lo stai cercando? No, è qualcosa di quasi bambinesco. Diciamo che Mana sta anche cantando
Bulls on Parade, o come era la versione Cops on Parade, insomma. Okay. Sta proprio cantando. Esatto. Bulls on the Corp. Esatto, Bulls on the Corps. Una cosa del genere. Ma sta cantando, bro. Come hai detto che ti chiami? Mana, giusto? Rilassati. Beviti un po' di... Prendo la lattina, la guardo. Smash. Volentieri, bambola, volentieri. Prendo l'altra lattina e sorseggio anche quella mentre cammino. Insomma, con queste informazioni abbiamo l'obiettivo di... E qua li fisso fortissimo. Rovesciare tutto. Prenderci la corpa. Tutto. Ah, fanculo, gli lancio una lattina. A me? Sì. Lancio una lattina sul divano. Ma me la lanci addosso? Sì. Nel mentre Weaver, che è lì vicino, vede la scena, aspetta. Prova a... come dire, a deviare il colpo della lattina. Un colpo proprio di riflesso. Master? Va bene. Allora mi fate un tiro di atletica contro un tiro di... Atletica pure te, o brawl. Vedi tu... Brawl. A seconda di quanto vuoi essere tosto mentre lo fai. Prego, Mana. Ricordatemi dove si trova atletica, ragazzi. Atletica è in alto a sinistra. Provato. Ok. Brawling, esatto. Allora, la lanci in maniera maldestra. Però in maniera altrettanto maldestra, il nostro Wave la intercetta. Descriva come. Tipo quelle cose che puoi lasciar stare, ma vai proprio lì a cercare di farlo. Esatto. E Wave prova a colpirla, ma tipo la becca con tipo il mignolo di sfuggita proprio. Una cosa distinta, un po'... Sì, esatto. Non si sapeva dove sarebbe andata, però comunque la devia. E quel momento... L'aveva lanciata contro Charity? Sì, però... Ah, okay. Se, con una strana parabola stava andando da un'altra parte, tu comunque l'hai deviata con un altrettanto strano gesto. E in quel momento arriva Zaccaria che si alza, ok, da dove era seduto un po' in disparte, fa: ragazzi, non siamo bambini, ok? Siamo gente e facciamo affari. Si stanno solo conoscendo un po', Chum. Stai seduto in piedi o come stai di solito? Dannati dilettanti. Io, in effetti, sono allibita. Proprio sto guardando la cosa e prima guardo Mana, poi guardo Wave, poi guardo Varu. E Varu ti guarda e ti dice: quando lavori con gli artisti, lo sai che hanno un certo estro. Non puoi aspettarti che stiano lì seduti, mica sono dei corporativi. Mana chiaramente è tipo fermo un attimo che barcolla e ha la faccia, cioè chiaramente ubriaco, eh? Quindi lo vedi un attimo che vi guarda tutti. Vai, Celti. Varu, possiamo veramente fidarci di questi due? Mi fido più di lui che di te. Questo non mi rassicura neanche un po', lo sai. Non ho detto che mi fido poco di te. Solo più di lui. È bella, eh. È veramente bella questa donna. Però non ho capito se spara stronzate oppure non si rende conto che sta veramente cagando fuori dal vaso. Mana. No, non dire queste cose. Lasciala dai, parlare. Dai, per favore. Mi alzo prenderti. Anch'io. Ok, ottimo. E ti interrompo. Oh. E ti fisso negli occhi. E ti dico: secondo te, Zotico con quattro braccia, ti sembra normale che una corp ti faccia un discorso di questo tipo
ti rendi conto veramente di quello che sto mettendo sul piatto? Mana, quando dici così, era lì che stava per, tipo, darti un dito, una mano, dirti qualcosa. Vedi che si ferma, appoggia due braccia sui fianchi e le altre due si gratta la testa. Una corp che scende fino qui, in mezzo alla merda più totale, dove chiunque vede l'ora magari di farti la buccia per un progetto del genere, cazzo. Secondo me sei tremendamente nella merda, quello è il problema. Ah, ce l'ho portata io qui. E questo non è un progetto del cazzo, umano. Questo è il colpo della tua vita. Ed è per questo che da amico ti sto chiedendo di partecipare. Sì, ne ho già visti i varudi, i colpi della vita, e sappiamo come cazzo va a finire quella roba. Ci lasci la vita. Appunto. O ne fai una nuova. Esattamente. Ti guardo... Chiudo gli occhi e proprio calco molto su quel esattamente. E quando calchi su quell'esattamente, anche Mana si avvicina. Quindi non vedi l'ora di venire a vivere nella strada? Sorride. Non proprio. Non vedo l'ora di passare dal piano intermedio del mio palazzo, molto più alto di dove abiti tu, e passare all'attico, dove nessuno può vedere dentro la mia finestra, mentre io posso guardare nella finestra di tutti gli altri, capisci? Ana, quando fai questo discorso inizia a ridere. Vado vicino a Wave e gli dico: hai capito, Wave? Più in alto del mio palazzo e poi ti guardo dentro la finestra. E io ho quattro braccia e tu ne hai due. In quel momento la figura Wave dice: sono andati male i lavori lisci e semplici. Figurati quelli della vita. Varus si alza. È spazientito, quindi sistema bene il suo boa fluorescente, non vuole sembrare uno street boy. E dice: senti bene, Wade, perché quello che sentirai adesso non lo sentirai spesso. Si gira verso Charity e gli dice: socia, signorina Charity, così ce lo perdiamo il migliore. E indico Varu, ovviamente non indico Varu, indico Mana, scusate. Quindi si alza e indica Mana. Scusate, mi ha fatto ridere. Se dici così, effettivamente la smetto. Diglielo Charity, digli quello che mi hai detto in quel bar nel deserto, di cosa vuoi fare con la corpa in mano. Così te lo guadagni uno come lui. Siamo tutti sulla è stessa presto barca. Per parlare di cose così riservate. No, è il caso. E guardo Mana, gli dico: noi li vogliamo i migliori, non vogliamo perderli. In fondo è il motivo per cui ti sto aiutando. Mana incrocia tutte e quattro le braccia di fronte a sé, si volta a guardarti con aria interrogativa. Allora mi rimetto comoda e guardo tutti e due, perché a questo punto coinvolgo ovviamente anche Wave in quello che sto per dire, che capite subito da come mi sistemo, da come perdo immediatamente tutta la danza e l'aggressività un pochino che ho avuto fino adesso, per dire: Questo col lo sguardo un po' perso nel vuoto, comporterebbe parlare un pochino del mio passato, ma vi basterà sapere che sono stata, diciamo, costretta a lavorare per le corp. Non è
una questione di ambizione, non soltanto. Mettiamola così. Le corp, la mia corp, non sono il mio ideale, ecco. Anzi, penso che debbano in qualche modo essere registrate in modo più corretto. La mia intenzione è prendere il possesso della corp e poi iniziare un nuovo processo che porterà questa città. Credo a una condizione migliore, soprattutto per la gente che non può permettersi una vita normale. Diglielo che vuoi rovesciare quelle cazzo di corp. Fatto un cenno, come dire, sì, sarebbe questo, però capisci che sarebbe fin troppo esagerato dire così e avere la sicurezza di riuscirci. Ma passo alla volta. E Ezechiele anche fa un passo alla volta. Un passo alla volta. Mana, quando spieghi, diciamo, questa cosa, solleva le sopracciglia con aria sorpresa. Poi rimane lì così a toccarsi il mento e a pensarlo. Vedi che... Vedi, vuoi fare in modo di buttare giù una corp per migliorare la città, giusto? Diciamo che, ottenuta la posizione che vogliamo ottenere, la useremo per selezionare le corp particolarmente poco meritevoli e smantellarle. Amen. E se sono tutte, saranno tutte. Un piano a dir poco ambizioso, immagino chi lo abbia preparato a puntino, nei minimi dettagli. Non è solo ambizioso, è anche pericoloso. Spesso coincidono, ma immagino che il risultato finale poi sia altrettanto alto come guadagno da tutti i punti di vista. E da dove penseresti di partire? Hai menzionato una corp, ma corp è solo un nome. Giusto. E anche un volto. E quando dici così, vedi che mi giro di scatto e comincio ad annuire. È proprio di questo di cui ti volevo parlare. E poi continuo, ma vedete, l'informazione che di cui sono in possesso ci potrebbe consentire di mettere in piedi un bel piano che in sostanza consiste nel far crollare completamente le quotazioni in borsa di questa corp. Crollare? Quindi noi acquisteremo tutto. Ma... acquistare. E ci prenderemo la società. Ma... questa società di fatto non avrà perso il suo valore, sembrerà solo averlo perso, ma questo lo sapremo solo noi che saremo così stupidi da comprare quando nessuno vorrà farlo. Socia, permettimi di spiegarlo in parole semplici. Noi prenderemo in prestito il motore di una Camaro, e indico il parcheggio nella direzione fuori. Faremo in modo che vendano la scocca per pochi deddi, e poi, dopo aver preso in prestito il motore, lo rimetteremo dentro e ce la filiamo, cazzo, se ce la filiamo.
Mentre dice... Vai, scusa, dammi. Mentre Baru diceva tutto questo, Wave osservava Charity e a lui il piano sembrava già bello chiaro, spiegato con parole differenti, e non ha minimamente prestato attenzione a quello che stava dicendo Baru, proprio perché voleva un attimo capire il personaggio di Vari, di Charity. C'è qualcosa in particolare? Prego. In particolare. E allora, in verità ci sono un po' di cose, ma questo verrà avanti col tempo. Sicuramente la prossima domanda che avrebbe fatto sarebbe stata: e questa corp da cui vorresti partire? Chi è? Che cosa fa? E perché è l'anello che farebbe partire questa catena domino, diciamo? Si tratta della Issan, ed è quella semplicemente perché, lavorandoci io, sono entrata in possesso delle informazioni di cui sto parlando. Ma prima di darvele, vorrei delle garanzie da parte vostra. Già, mollate tutti i lavoretti del cazzo che state facendo. Adesso si lavora tutto il giorno su questo, da qui a quando verrà eseguito. Porca puttana, Varu, ma questo è un cazzo di lavoro d'ufficio, che cosa ci vengo a fare io? Non ti ha detto le cose interessanti? Aspetta, abbi un po' di pazienza, cazzo, siediti! Ho capito, ma stiamo parlando di comprare e rivendere le azioni di una fottuta società. Non me ne frega un cazzo! Per comprare una società che costa poco, bisogna farla diventare di scarso valore. È qui che servono le braccia, diciamo. E tu ne hai tante, mi sembra. Ma saprai usarle bene? Io sì. Questo sicuro. Mi chiedo lo stesso di te, che vuoi ribaltare una corp per aiutare la strada dall'alto del tuo cazzo di attico dove nessuno può vederti. Ok, signori. Allora, cerchiamo di essere ancora più chiari. Questa corp... Aspetta, signorina, quindi siete dentro, giusto? Anzi, riformulo la domanda, siete dentro? Wave si avvicina al tavolo e si appoggia con le mani in una posizione di, chiamiamola, ascolto aperto della serie. L'idea mi alletta molto. E il pensiero di rovesciare qualche superpotenza che impedisce una vita più serena, direi che è una cosa molto interessante. E quindi sì. Mana ti sta osservando, Wave, vedi che sembra ascoltare particolarmente quello che hai detto. Un po' come un animale in gabbia, va avanti e indietro. Non lo so, Varu, non lo so, cazzo. E dai, cazzo, non volevamo fargliela pagare. È tanta la gente a cui voglio farla pagare, va bene. Non è questo il fatto. È che non mi fido di lei. Chiaramente non mi fido di lei. Non farlo per lei. E la guardo come se lei non ci fosse e stessi parlando in un bar con te. Ma non farlo per lei. Farlo per lui. Sei sempre stato un sentimentale del cazzo, anche se non ti posso guardare negli occhi. Mana. Considera anche questo. Quando gli parli, lui si avvicina verso di te. E comunque la sua presenza è particolarmente imponente. Sembra ascoltarti, però... Sai, magari sei seduto, anche se sei in piedi, questo ti arriva vicino con queste quattro braccia. Dimmi, che devo considerare, sorella? Mettiamola così. Quella che rischia veramente tanto qui. Credimi, sono io. Perché qualora dovesse andare male,
probabilmente, magari, voi riuscirete a scamparla e non avrete perso niente. Io, invece, perdo veramente tutto quanto. E ti assicuro che non lo faccio perché mi manca qualcosa. Io, la mia posizione, anzi, la mia posizione potrebbe benissimo rimanere quella che è, ma l'opportunità è troppo grande per lasciarsela scappare, capisci? Capisco. Prego, ma... Capisco, bambolino, capisco. Mana ti appoggia una mano sulla spalla, una sola. Non è, cioè, non in modo rude, cioè in modo molto quasi affettuoso. Capisco. Tu vuoi l'attico. E va bene. Mana, dopodiché, si siede e senti che mentre si siede ti fa una sorta di pressione sulla spalla. Ora non so se eri in piedi o seduta, comunque se eri in piedi ti fa risedere, è quello l'idea, altrimenti si siede, si appoggia su di te. E va bene signori, allora facciamo così. Visto che c'è tanta roba da fare, ci sono tanti piani da scalare, serve qualcuno con tante braccia per aprire tante porte, mettiamola così, sono con voi. E guardo e fisso Varu intensamente. Varu sorride veramente. Volevi dire qualcosa, Wave? E mentre Charity rispondeva, Master, Wave voleva chiederle il perché fosse stata così disposta a rischiare tutto quanto, compresa la sua posizione all'interno di questa corporazione, per rovesciarla. Non lo so, Wave, non torna il fatto che una figura di questo tipo stia puntando esclusivamente a un attico, come diceva Mana, o al semplice fatto di migliorare questa città. E quindi voleva chiederle: ma come mai sei così disposta a perdere tutto quanto quello che hai per far sì che questo piano si realizzi? Una figura come te, nella posizione in cui sei. Ma in effetti, è più o meno quello che ho detto prima a Mana, nel senso che te lo ripete senza nessun problema. E il motivo è proprio che c'è questo grosso obiettivo, e quando te ne parla capisci che di fondo c'è un qualcosa che la coglie dall'interno. Nel senso, Wave si riferisce proprio a quello. E si capisce che c'è sotto qualcosa di emotivo. A meno che tu non ti fidi di quello che lei dice in merito alla sua posizione, perché lei potrebbe, per quello che ne sai, anche invece essere disperata. Però quello che ti dice che in realtà è che lei non lo è, che potrebbe benissimo andare avanti così, ma che, dato tutto quanto, cioè considerato quello che lei prova e considerata questa opportunità che c'è, è ora di fare questo passo. Ragazzi, capo, prende parola Ezechiele. I ragazzi parlano solo un linguaggio, e me lo potrà confermare anche Varu, ed è un linguaggio universale nel loro campo. Sono Edge Runner. Il linguaggio sono gli Eddie. Si vede che non sei del campo. Scherzavo. Sì, è vero.
Mana invece lo indica con tre indici, tre mani diverse. Esatto. Quindi, di quanto stiamo parlando per tutto questo lavoro? Tu lo sai quanto fattura una corpo? Non è quello che ho chiesto, porca troia. Ok, mettiamola così. Quando avremo in mano quella corpo, non ci sarà più un problema di soldi, te lo posso assicurare. Perché divideremo le quote. E qui te lo assicuro. Avremo tutti la stessa parte e poi inizierà qualcosa di estremamente nuovo, dove tutti dovremo fare il nostro lavoro, ma lo faremo per gli altri, ma comunque con un ottimo guadagno anche in Eddie, no? È come lo diciamo noi. Bisogna tradurre più terra a terra, capo. Quello che sta cercando di dirvi la mia datrice di lavoro è che quanto ruberemo non lo faremo per darlo solo ai poveri, ma per finanziare questa operazione. Ok? Quello che stiamo cercando, delle persone scelte per delle missioni scelte. E in ballo ci sono tanti Eddie. E gli Eddie non spariranno, rimarranno in un posto sicuro e verranno fuori poi a fine lavoro, diciamo, ok? Recupero esatto. Crediti. Anche se nessuno te l'ha chiesto. Esatto. Grazie, Ezechiele. E sorrido. Grazie, Ezechiele. Gli sorrido anch'io. Poi guardo Baru, guardo Wave, guardo loro due. Quindi si lavora gratis. Mi pare di capire bene. No. A tal proposito, la stanza, visto che siamo soci al 50%, stasera è costata 1000 euro dollari, ma solo il meglio per questa operazione. Giusto, giusto. Sorrido, ma ne parleremo dopo, sì. Certo, Barun, certo. E quindi andiamo alla ciccia. Questa è la parte che nei film di solito viene saltata. Per questo che giusto. I film finiscono di merda. Dovremmo organizzare un piano. E il piano c'è già, dobbiamo solo spiegarvelo. Sì, naturalmente, potete anche dirci cosa ne pensate voi. Comunque, ora vi spiego. Questa società ha subito un grosso, grosso colpo di recente. Così grosso che, ne avrete anche sentito parlare. È sull'orlo del tracollo finanziario. Anzi, sarebbe già dovuta fallire. Eppure, guarda caso, questo non avviene. Continui flussi di denaro, continuano ad approdare nelle casse della Corp. E la Corp tira avanti. Ma i bilanci sono chiaramente gonfiati. Questo, per chi ci lavora dentro, con un po' di occhio e di fiuto, potrebbe già risultare evidente. Ed è qui che viene il bello. Si riguarda di nuovo le unghie. Noi abbiamo scoperto da dove vengono i soldi fisicamente. Sappiamo che ci sono dei carichi precisi che arrivano direttamente da delle banche orbitali. Ovviamente il master mi corregga se dico cazzate. No, è preciso. E arrivano direttamente e fisicamente con dei veri container nella sede della SUNY. Ora, se uno di questi carichi
dovesse sparire e l'informazione dovesse trapelare, beh, le azioni chiaramente cadrebbero come un castello di carte su una spiaggia. Su una spiaggia? La spiaggia, cazzo, ma quindi c'è qualcuno che lancia dei soldi dallo spazio per questa colpa? Esattamente. Che cazzo fa questa colpa? Adesso qua chiedo di la precisione, si occupa di diciamo investimenti in ambito biomedico, ma non solo. Dunque... Allora, principalmente investimenti biomedici, sì, anche in campo healthcare, diciamo, ma anche ricerca medica, sebbene sia un ramo molto più piccolo. E quindi l'idea sarebbe questa: o prendere veramente questi soldi, oppure fingere di averli presi, camuffando i conti della società. Dopodiché servirà molto denaro per comprare le azioni. Chi vuole, concedo un tiro di educazione per capire, per ricordarsi e sapere di più di questa società. Andata, il tiro è di? La CD è varia. Allora, 12, vi dico qualche informazione a ogni grado sfida. Quale abilità era? Che non mi Education, dovrebbe essere in basso a sinistra sempre. Ok, grazie. Mana non farà questo tiro, anche perché dopo aver fatto la domanda di cosa si occupa questa corp, e Charity inizia a spiegare, Mana chiaramente disinteressato si alza e va verso il frighetto e va ad aprire, a prendere tipo delle altre birre, delle altre smash, scusatemi, le mette sul tavolino, ne apre una, la sorseggia, ci pensa. Allora, la corp è nata tanto tempo fa a Night City, non ti ricordi in che anno, sicuramente prima della guerra, forse, e ha a che fare soprattutto con investimenti su cose per la gente. Cazzo, Chum, non è che ti ricordi molto. Quello che ti ricordi è che è sempre stata legata a un'altra corp, che si chiama Knight Corp, ed è la corp fondata da Richard Knight, il fondatore di Night City, che oggi non conta un cazzo, la Knight Corp. È ancora uno specchietto per le allodole di facciata. Però sì, sono i Chum che si vantano di aver creato Night City. La stessa cosa bene o male la sa anche Wave. Sì. Queste sono allora, tutte informazioni Wave... importanti, Ok. Allora, Wave sicuramente, da questo breve ricordo e da quello che ha appena esposto Charity, è sicuramente più propenso, ancora più propenso a accettare questa... diciamo questa missione ormai, perché non è il semplice compenso, non sarebbe il semplice denaro, e per questioni personali sue è molto più legato a una questione di come posso dire, diciamo pure di onore e giusta causa, per quanto gli Eddy siano importanti. Ed è per questo che prima cercava di scrutare più informazioni del perché Charity cercasse, certo, di rovesciare questa corp con le sue ottiche innestate. Cercava di capire dal tono di voce e dal labiale in cui, mentre Charity stava esponendo questa cosa, quale emozione si celasse dietro. Perché sa bene che le emozioni possono essere un bel problema all'interno di questioni molto importanti e che possono spesso ribaltare in maniera negativa le cose. Vai, altrettanto human... possono spingere. E fai un bellissimo tiro di Human Perception.
Pariti. Abbiamo un 16. Le tue emozioni erano trasparenti? Le mie, certo. E capisci, anche per tutta la tua esperienza, che sì, sta dicendo il vero. E anche la figura annuisce. Questa è una stronza, te lo posso garantire, ma è una stronza buona. Wave appunto si fida di questa cosa e quindi sa bene che il compito che andremo a svolgere è un po' un all-in. O riusciamo a cambiare un po' tutte le carte in gioco, oppure va a finire che il gioco lo lasciamo. E al momento è propenso a accettare, assolutamente, perché sa che cosa c'è in ballo, o perlomeno pensa di saperlo al momento. E quindi, guardando Charity, dopo che ha esposto ulteriormente questi ultimi dettagli, lo sguardo fisso e molto intenso, gli dice: ok, come intenderesti muoverti? E gli fa intuire che ci sta dentro. Qui io guardo Varù e lo fisso e gli chiedo di procedere con il piano. Il piano è il motivo per cui siamo in una stanza insonorizzata dentro un'altra stanza insonorizzata. Dovremmo intercettare questo carico mentre scende in volo orbitale e si inserisce nell'atmosfera, o forse un po' più in giù sarebbe più comodo. Dovremmo fermarlo con un missile EMP, farlo atterrare, prelevare ciò che è all'interno, mettere a tacere tutti i testimoni, dopodiché aspettare tutti i bellissimi giochetti che vi ha presentato all'inizio. Sembra semplice? Sì, lo è? No, ovvio. Per questo ci vuole il meglio. E il meglio è qui dentro. Ci aggiungo un altro particolare. Se siamo abili, visto che noi non sappiamo con la precisione quale sia il carico giusto, ne abbiamo solo intercettati alcuni. Qualora fosse il carico sbagliato, basterà semplicemente baroccare i conti. Questo è il piano B. Mi sembra una cosa semplicissima da fare, sorella. Come mai non l'hai ancora fatta, allora? Perché forse non è così semplice, no? E appunto. Perché ci vuole il meglio, Chu. Non ce l'aveva finché non mi ha incontrato e non ha incontrato voi. Vi spiego cosa potrebbe essere il problema se si agisse in modo diverso e meno diretto. Come potete immaginare, delle corp non ci si può tanto fidare, quindi dobbiamo essere noi a mettere in piedi tutto il piano e dobbiamo tirare dentro solo persone molto fidate. Perché altrimenti, chi impedisce a eventuali altri soci di voltarci le spalle non appena l'operazione sarà conclusa? Vedi, questa informazione io avrei potuto venderla a chi volevo, ma che garanzie avrei avuto? Nessuna. Un'altra Quindi. Cosa importante, mia cara socia, signorina Charity. Da qui in poi il piano non è, come si può dire, prestabilito. C'è spazio per il vostro alzo le mani e faccio frusciare il boa piumato.
Per il vostro tocco personale, per le nostre idee, per i miglioramenti, per il conseguimento dell'eccellenza e tutte queste puttanate. Va bene, tutto quello che volete raccontare di continuo. Va bene. Rimane un fatto. Dove e quando? Non ho ancora sentito. E Ezechiele guarda Charity. Posso andare? Illustro io. Prego. Dobbiamo. Sì, può andare. Dobbiamo andare, gli dico. Abbiamo intercettato 3 bolle. 3 possibili date. Diciamo che ciascuna di questa bolla è al largo di Night City. Di solito sono comunque verso la sezione desertica. Sicuramente è con un click attiva sull'orologio una proiezione che finisce sul tavolo. Ci saranno di mezzo gli High Rider. La proiezione mostra lo spazio. Gli High Rider sono... beh, sono i nomadi del deserto, cazzo. Loro vivono in nazioni pirate, nazioni libere, lassù, ok? E fondano le loro banche di merda. Lì i ricconi ci lasciano i chip creed e li vanno a recuperare quando gli fa più comodo, per non farli rivelare agli Stati Uniti d'America, alla Netwatch o ad altri stronzi a cui sono interessate i conti fiscali delle corp. Li recuperano e gli High Riders li spediscono giù al suolo. Quindi sì, piovono soldi, ma no, piovono tanti soldi. Abbiamo un'opera non identificata e 2 chip creed. I chip creed potrebbero valere tanti eddi, ma tanti da chiudere un semestre bene per una corp. L'opera, ma ho fatto delle ricerche, Charity, potrebbe essere un Monet, un vero Monet. Peccato non poterlo appendere in salotto, quindi. Ah, non è una bibita. Che cazzo di roba è? Il secolo scorso gli esseri umani dipingevano su tele. Era l'opera di moda. Aspetta, quindi praticamente lanciano giù dei chip, è un quadro, è un disegno. Sì, in 3 date diverse, in 3 punti diversi. Ok, e quindi noi dobbiamo decidere quale andare a farci? Sì. Possibilmente sarebbe meglio tutte e 3, ma è chiaro che è difficile. Già, sai, quando fottono uno dei 3, gli altri 2... Non pensare, pensavo... non lo so, il primo, se è un'opera effettivamente, si potrebbe chiedere anche a un falsario. E sostituire l'opera. Almeno su quello otteniamo 2 carichi su 3. Sì. Allora, però, questo... ricordatevi che il nostro obiettivo è quello di far crollare le azioni. Quindi... e con un disegno le puoi far crollare le azioni? Oh, oddio, abbiamo dimenticato una piccola parte del piano, socia. Forse dovevamo dirlo prima. È una parte importante, guardo Wave. Una parte fondamentale. Per questo serve un net bravo. Per quello sei qui. Dovrai entrare, certo. Dovrai entrare nei conti e far risultare 0 euro dollari.
una passeggiata, no? Se abbiamo già una fonte diretta e un bersaglio preciso. Certo che no. È il tuo lavoro. Mana, con 700.000 crediti che mancano a fine semestre, li fai crollare una corda. Altra cosa, quei soldi ci serviranno, beh, in parte per metterceli nelle tasche, perché male non fa, ma poi per rimettere in sesto la corp, perché quando sarà nostra, noi non vogliamo un guscio vuoto, no? Allo stesso tempo, ci servono anche i soldi per comprarle le azioni, anche se cadranno a valori infimi. Sì, non li spenderemo tutti. Non vedi? Siamo dei risparmiatori. Guarda l'interazione di Mana, insomma. Costo zero. Sì. Comunque, potremmo certo usare in parte i soldi che avremo rubato, ma chiaramente non potranno essere più di un tot. Quindi, in ogni caso, più soldi riusciamo a recuperare, meglio sarà. E passaggio non indifferente, sarà importante diffondere la informazione ai media del crollo finanziario, volendo anche pompandola un pochino, rendendola più grande di quello che è. Certo, non sarà sicuramente un problema far apparire delle informazioni come vogliamo noi. È quello che volevo sentirti dire, caro. Sembra quasi che il piano sia stato del tutto spiegato. Avete qualche domanda, Chu? Le lentine diventano rosse, rosa, rosse, rosa, rosse, rosa. E Wave si gira e per la prima volta dopo tutta la conversazione al tavolo guarda Mana e prova a capire un attimo che cosa sente lui, visto che è quello che si è agitato di più attorno al tavolo durante tutte le conversazioni. Mana, com'è che appari? Confuso. Mana appare chiaramente fuori posto. Non è una di quelle persone in grado di mascherare quello che prova, di rimanere composta, di non guardare nel posto sbagliato al momento sbagliato. No, cioè, Mana è proprio è lì che continua a passare da una gamba all'altra, ad appoggiarsi, continua a sbuffare, è agitato chiaramente. Mana, ti viene in mente una scena? È successa quasi un mese fa ed eri nel deserto. Mei ti guarda. E quindi adesso vuoi fare il cazzo di gangster? Ti fissa negli occhi. Cosa gli rispondi? Il ricordo di Mana in quel momento in cui ha guardato la donna che cercava da così tanto tempo, qui ha salvato la vita, la donna che amava, ha osservata con il deserto di sfondo e le ha detto: ora voglio solo prendermi quello che mi spetta, cazzo. È ancora qualcosa di fresco. Ma di fresco come un taglio netto nella carne, come quello che fa il bisturi quando va a innestarti un nuovo chip, un nuovo cyberware, qualcosa che si integra, che si unisce, è qualcosa che magari può portare del rigetto, può sempre esserci una ferita purulenta del pus, dell'infezione, qualcosa che non funziona. Lei ti guarda e questo ricordo evanesce. E al suo posto c'è Candy, c'è Sam, c'è il cinese del bar in fondo al tuo vicolo.
Sono tutte queste persone che cavallano. Night City è un posto ingiusto. Chiede tanto e non ti dà mai nulla. E a te ha tolto veramente tutto. Mana, anche se sta immaginando, sta rivivendo questi ricordi, poi lo vedete che per un attimo con le due braccia di carne, quelle vere, si stringe in un punto del petto, che è il punto in cui il primo giorno di lavoro si era beccato un colpo di mitragliatrice d'assalto dritta nel petto, praticamente dritta. Aveva rischiato veramente tanto. E si delinea una leggera smorfia di dolore sul suo volto. Dopodiché chiude gli occhi, guarda verso l'alto. Direi che andare a prenderci quella roba è un'ottima idea per buttargliela al culo a quei pezzi di merda. Vedi che Charity finalmente comincia a sorridere di nuovo, che aveva smesso da un po', e è contenta, fa quasi per mettere una mano sulla lattina, poi si ferma, fa... e si guarda intorno, si tocca i capelli. Tranquilla, non ti fa così tanto male. Oddio. Bene, lo ripeto, c'è spazio per il tocco personale. Si potrebbe quasi dire che ci sono dei buchi nel piano da riempire. È meglio riempirli qui, in una stanza insonorizzata. Quindi, la prossima bolla, se si può dire così, è la settimana prossima. La seconda è tra 2 settimane. E la terza è tra 3 settimane. Quindi okay. Volendo si potrebbero fare tutti e tre, dice in tono abbastanza basso Wade, ma percepibile. Stai se calmo ragazzo, stai calmo, c'è sempre più merda di quella che ti aspetti in queste robe. Se riuscissimo a gestirla in maniera intelligente sostituendo i carichi, anche sì, però è chiaro che fare così è molto più complesso e necessita più preparazione. Con un dipinto è facile sostituirlo, ma con un chipcreed potresti far salire qualche casino tra gli High Riders e la società, così in modo che la responsabilità cadi su di loro. Tenete conto che non vengono tutti e tre i carichi dagli stessi High Rider, ma sono tutti e tre carichi da gruppi di High Rider diversi. Interessante. Abbiamo un primo che viene dalla nazione Delta 54. Il secondo viene dalla nazione Pirata 99. E l'ultimo dall'Alfa, l'Alfa 53. Sono li tutte puoi ripetere per cortesia? Certo. Delta 54. Il secondo Pirata 99. E il terzo Alfa 53. Sono 3 clan di Rider diversi che si spartiscono porzioni del cielo di Night City. Che figata. Bene, quindi la butto lì, Ambrogio, e indico il tizio di cui non ricordo il nome ovviamente. Ezechiele. Sì. La butto lì, Ambrogio. È possibile far credere che uno e l'altro se la stanno buttando in culo mentre le cose ce le cucchiamo noi? Lui ti squadra. Sì, sì, è possibile. Ma è molto difficile. Bisognerebbe creare un finto chip grid. Ok.
che non è compatibile magari con i nostri circuiti di banche di Night City, in modo che saltino un po' di casini e si litigano tra di loro. Comunque questo è molto interessante. Tra l'altro, quindi in sostanza io suggerirei di fare così. Per la settimana prossima ci serve senz'altro una discreta forza bellica o comunque un modo per assaltare il cargo e derubarlo, oppure un modo per sostituire il carico senza... Ti guarda un attimo, le condividiamo le coordinate di destinazione dei carichi, capo? Con loro direi di sì. Perfetto, e allora eccole qua. Le mando sui vostri agent. Questa è la prima. Mi raccomando, signori, lo capite che cosa vi sto dando tutto. Qui siamo tra professionisti, socia, non preoccuparti. Signori, e comunque non ci conviene andare a testa bassa fin da subito, racimolare arsenale bellico e queste cose. Vediamo di fare soldi e poi magari di prepararlo. Anche. Comunque, appunto, notte l'idea... Luca, scusate. Sì, giusto. Saltiamo un attimo Luca. Ciao caro, buonanotte. Ciao bello. Ciao Luca. Se invece che semplicemente assaltarli sostituissimo il chip o il quadro, quindi facendo un'azione più, diciamo, più camuffata, meno invasiva, risparmieremo senz'altro un po' di risorse, forse, ma sicuramente non rischieremo la pellaccia fin da subito. E comunque poi potremmo anche vedere la Corp quando si accorgerà dello scambio e di non aver incamerato i soldi, come reagirà. Quindi il piano è cambiato, socia. Buttiamo giù con un razzo MB quei cosi, ci saliamo sopra e scambiamo le valigette. Sono entrambe soluzioni. Questo dipende un po' da noi, da che cosa siamo in grado di fare. Un attimo. Creare uno di questi chip cose, quanto cazzo è difficile? Guardo tutti e qui chiedo anche al master se io, se Mana ha qualche conoscenza a riguardo. Allora, non è semplice, però è sicuramente un'operazione per te e per Wave. Tu ti occuperesti sicuramente nel creare la struttura, l'hardware, mentre Wave dovrebbe creare un programma che simuli delle transizioni veritiere, finte, ok? Dei soldi che sembra esserci, ma non possibile prelevarli dal chip stesso, come se fossero incastrati lì dentro. Allora la faccio presente questa cosa. Io bene o male della struttura posso anche fare, poi bisogna vedere quel cazzo che volete metterci dentro. Quindi mi pare di capire che sei te, Wave, è quello che devi fare il lavoro. Certo, sicuramente io mi occuperei di quest'altra faccenda di rete, tranquillamente. Mentre io e Varu potremmo cercare di capire innanzitutto chi della Corp dovrebbe andare a recuperare effettivamente questo carico, perché da quello che ho capito atterrano in un luogo distante, no? Quindi evidentemente qualcuno della Corp deve andare a prenderli. Potremmo scoprire le coordinate che vi ho dato. Sono coordinate vere. Immaginate Night City al posto di Los Angeles e capite quanto distante arrivano. Sono quasi tutte nel deserto, per quello che è la situazione. Ok, e quindi in poche parole c'è qualcuno della Corp che dovrà andare a prenderle. Io potrei cercare di capire chi e o metterlo fuori gioco. Scusami. Dovremmo ricattarlo. O ricattarlo, o metterlo fuori gioco, o semplicemente arrivare prima.
arrivare prima lo possiamo fare al terzo carico. Se lo facciamo al primo carico, al secondo non sarà così facile intercettarlo e poi cambieranno sicuramente le coordinate. E non dobbiamo farci beccare almeno la prima volta. E soprattutto c'è da tenere conto di che cazzo si può fare quando il primo piano va a puttane. Nel senso che una volta che abbiamo fatto la nostra architettura, io mi auguro che andrà tutto per il verso giusto. Ma se non fosse così, che cazzo facciamo? O così a guardare per aria? Vedo che sei un calcolatore, Mana. No, sono solo uno a cui non piace prendersela dove non batte il sole. Se l'hai già presa un po' dove non batte il sole, vero? La conosciamo bene questa storia, Varun. La conosciamo fin troppo bene. Se le cose non vanno per il verso giusto, utilizzando questo sistema, bisognerà usare le maniere forti. Ve l'ho detto, si gioca il tutto per tutto. Perché non simuliamo degli incidenti? Il primo incidente è sospetto, ma rimane un incidente. Aspetta, ma sono dei nomadi quelli che vanno a prendere queste cose? Quelli che le portano giù, sì. E non hai modo, Varu, di... cazzo ne so, chiedere un favore a quella gente o... Sono gli High Rider, io posso anche chiederglielo un favore, ma è come chiedere a Dio di portarci giù una borsa piena di Eddie. Però, ok, Varu... ma non possiamo andare noi su quel... vai. Varu, e mentre Mana parla, ti viene in mente una serata abbastanza particolare che hai vissuto recentemente? Per chi non lo sapesse dalla chat, abbiamo giocato un pochino off camera. E ti ricordi una serata in cui hai sperimentato uso di droghe in mezzo a una festa di Voodoo Boys nel pieno di Pacifica? Quella serata parlavano di uomini venuti dal cielo che avrebbero dovuto parlare con Sam. Chi lo sa, magari tornando a parlare con Mama Zaba qualche informazione potrebbe venire fuori. Infatti glitchano le ottiche di Varu mentre parli. Lui continua con la sua faccia di marmo, ma in realtà marmo, ma soprattutto lui questi pensieri li sta facendo, quelli che ha appena detto il master, non vengono espressi. Può essere, chissà. Non mi sembra un piano su cui fondare delle basi, ecco. Abbiamo più opzioni, insomma. Dobbiamo solo scegliere quella che ci sembra più efficace e poi vedere come evolve la situazione. Abbiamo una settimana. Sì, dai, insomma, potremmo far fare un incidente a questi qua che scendono. In fondo i Delta 54 cosa sono? Gli ciumba della merenda di Pirata 99 Alfa 53? Non credo, vorranno buttarselo al culo sicuramente. Una cosa alla volta, quindi, Chum. Il primo incarico, primo carico è un quadro di Monet. Beh, che bruci il disegno, chi se ne frega. C'è un problema. Il disegno vale mezzo milione di chip creed. Direi che è meglio se non brucia. C'è un problema. Scusa, vai. No, dicevo, se succede un incidente, secondo me il rischio potrebbe essere che, ovviamente, ci si chiederà dove sia finito il carico, in ogni caso. E quando scopriranno che il carico non c'è più, a quel punto potrebbero far cambiare le coordinate. Sì, ma Chum, magari il carico rimane. Chi sa distinguere un disegno bruciato da uno no? Mettiamocene uno falso, lo faccio io. Anche questo è vero. E anche Zecchiele alza il sopracciglio. Ma... sì. Comunque... ecco,
a voi quello che potrebbe essere il quadro. Non ne sono certo ancora del tutto. E sempre con l'orologio lo proietta. Donna con parasole 1875. Carino. Wade, non è sbagliato il colore del cielo? Perché tu come lo vedi il cielo, Baru? Il cielo è rosso. Che cazzo di domande stai facendo? Wade ti guarda e sogghigna. Vabbè, per mezzo milione direi che può essere anche giallo il cielo, per quel che mi riguarda. È pur sempre una bella opera d'arte. Certo, capisci che si sta riferendo alle conseguenze post-apocalittiche dell'atomica esplosa a Night City. Sì, certo. Esatto. Fammi un tiro di deduction, Varu. Ragazzi, vado in bagno un attimo, vi sento. Certo. Okay. Probabilmente non viene da Night City, come aveva anche già detto prima. Comunque, l'idea di pensare a un crollo non è male, anche perché per creare un chip, secondo me, ci vuole più tempo di una settimana per Mana e Varu. Mana e Wave, quindi si potrebbe il primo carico farlo crollare e andare in fiamme, ovviamente, cioè far figurare che sia andato in fiamme eccetera eccetera, fregando prima l'opera d'arte. Nel frattempo si creano i chip e col secondo si cerca di fare lo scambio. Dopodiché è difficile che riusciamo a prendere il terzo, perché chiaramente a quel punto la corpo potrebbe sospettare qualcosa, a meno che il nostro netrunner non sia così figo da far pensare che in realtà il chip funzioni, ma che ci sia qualche virus, qualcosa di temporaneo, bla bla, per una settimana almeno, in modo da non farli andare in allarme. Dopodiché fregare anche l'ultimo chip e far cascare il palco. Si potrebbe già cominciare a buttare in rete qualche informazione o qualche virus reale, ma abbastanza blando, giusto per cominciare. Sì. A un saluto a Justaylin 95. Ciao. E intanto io penserei al primo, comunque è quello più vicino. Quindi come saliamo sul cargo? A questo dobbiamo pensare. Soldi. Anzi, Eddie. Molti Eddie. Razzo MP dicevi, no? Il razzo MP sarebbe fico. Però bisogna che qualcuno li colpisca. Se no ce ne vorranno due, tre, quattro razzi MP. Quelli che servono. Quella roba costa caro. So già. E io devo già a Rogue 500 euro dollari. Io potrei cercare di fare un po' di investimenti nel frattempo e tirar su un po' di denaro. Sfruttare un po' di conoscenze e cercare di far fruttare quel poco che abbiamo. D'altronde i contanti ci servono. Wave, secondo te è possibile trovare quella roba nella rete? Quella roba, dici? Sì, razzi EP, teleguidati possibilmente. Si potrebbe provare a hackerare qualche account di compravendita, magari su un mercato non proprio bianco, e reindirizzarlo in qualche punto dove ci sarà qualcuno ad aspettare, in modo che non si risalga chiaramente a noi.
Sì, giù, ma non si deve risalire a noi, perché se quella roba va giù per un problema MP e tu hai comprato un razzo MP, lo capisci da solo che siamo fregati. Hai ragione, Varu, per questo ti ho detto che non risalirà a noi. Lo faremo andare in qualche punto dove noi saremo lì, ma non saremo noi chiaramente i destinatari. Quindi sì, posso decisamente provarci. Al momento sicuramente con questi movimenti di rete le attenzioni potrebbero essere da altre parti, quindi magari qualche firewall si può bucare tranquillamente. Hai visto, socia? Il meglio. Sono impressionata. E sorrido ancora. Sono improvvisamente tornata più serena. Sembro quasi ottimista. All'inizio, cioè, come sono entrata bella tesa qua dentro. Ok. Pensate, se questa operazione va in porto, l'avremmo fatta veramente grossa. Sì, resta solo che dobbiamo trovare dove precipita quel coso e dovrà precipitare in un posto sgombro. Vai pure, scusa. Domanda per il master. Noi possiamo far recapitare dei pacchi in punti geolocalizzati senza dover avere un indirizzo preciso. Per esempio, compro un pacco in rete e lo faccio cadere nel deserto con delle coordinate precise. Se affidi l'incarico agli Air Rider, sì. Okay. No, però attenzione un attimo, io non ho capito una cosa. Cioè, sti quali volete abbattere? Il primo, l'idea che avevo suggerito all'inizio, era quello di abbatterlo, farlo schiantare e simulare un incidente sostituendo il quadro. Questa è l'idea che aveva suggerito Varu. E va bene, ma allora dobbiamo prima prendere il quadro, perché se questi cadono, cioè, quindi in realtà qua bisognerebbe andare sulla navetta prima che caschi, prendersi il quadro e poi farla cadere. Si potrebbe fare. Dall'altra parte, se la nave precipita e il quadro viene distrutto, a noi non dovrebbe creare un grossissimo danno. Anzi, questo te lo dice proprio Varu. Questo non ci crea un grosso danno, perché in realtà se salta fuori quel quadro dopo, è chiaro che quel quadro l'hai rubato tu. Questo è senz'altro vero. Infatti, tutto sommato, chi se ne frega. Però se riusciamo a recuperare il quadro e a venderlo, facciamo un bel po' di soldi. Ho un'idea che vi piacerà. Perché non regaliamo quel quadro a qualcuno che ha un sacco di mezzi da poterci offrire? Qualcuno che è seduto a 30 metri da qui, ci ha dato un tetto sulla testa. Se pensi che possa funzionare. Un regalo da mezzo milione di eddi varrà no? Sì, ti ricordo che se però il cargo lo abbattiamo, glielo daremo dopo senza promettergli nulla, anzi glielo daremo solo se riusciamo a recuperarlo. Ciao Rog, ecco qua, mezzo milione di eddi. Perché non ci aiuti a far sparire un paio di chip da due stupidi cargo? Ho una domanda, a parte che questo, cioè, non ho capito se sei andato a parlare con Rog. No. Ah, era ok, una simulazione. Cioè, ok. Sì, allora guarda, ti metto in pari così sai di cosa stiamo. No, ho ascoltato. Ah, ok, boom, perfetto. Solo che quest'ultimo pezzo mi mancava. Il mezzo con cui questi Air Rider arrivano sulla Terra, abbiamo idea di cosa sia? Fammi un tiro di education, non deduction, education, per chi vuole capire cos'è. La CD è 15,
però ho sbagliato abilità, vero? Education. Sì. Charity, tu sai cos'è? Vengono giù con enormi AV container. Sono simili a quelli che vengono usati per trasporti intercontinentali. E che passano la notte molto sopra Night City. La so anch'io questa cosa, scusami, visto che ho fatto 15. Sì, sì, la sai anche tu. Quindi una domanda, la cosa del razzo MP è fattibile o a questo punto non ha senso? No, no, è fattibile, assolutamente. Se non è costruito in modo che non lo colpisca. Perché ti viene in mente quella notte nel deposito in mezzo al deserto, l'MP non ha avuto effetto sull'antenna che girava sopra la macchina del defunto e caro. Non facciamo spoiler. Chiaro. Potrebbero servire anche dei razzi più tradizionali, allora. Ma se il quadro vogliamo rubarlo o farlo, cioè prenderlo e fare in modo che arrivi a loro rovinato, dobbiamo arrivare su quel mezzo prima che questo mezzo arrivi a terra. Come diceva prima la tua nuova amica, mia socia, signorina Charity, in realtà non ce ne frega niente del quadro. Possiamo pure bruciarlo, tanto non te ne fai nulla, non lo puoi vendere. E se ce l'hai tu, comunque poi sei con le mani nella marmellata, ciumba. In più, credo che quei cosi siano così grossi che il carico difficilmente venga colpito. E questo è un altro grosso problema a cui non avevo pensato, perché se il carico non viene colpito, non vengono colpite neanche le persone sopra, ed è un problema in più a cui pensare. Beh, ma per questo c'è Mana, no? Sì, ma stiamo ancora cercando di capire che cazzo fare con questo quadro. Allora, non possiamo abbatterlo perché ovviamente si insospettirebbero e quindi cambierebbero le coordinate delle prossime consegne, cazzo. Okay. Non se sembrasse un incidente, Chum. Ok, per farlo sembrare un incidente, allora che cosa succede quando fai un incidente con un grosso mezzo? I freni non fanno, ok? Non si è aperto il contro... come cazzo si chiamano? Io Mana lo sa, non so se hanno un paracadute, dei controrazzi, delle cose, insomma. Sì, dei freni motori, freni razzi. I freni razzo per qualche motivo non sono partiti, però che comunque devi andare a metterci le mani in mezzo. Ritorniamo al punto di prima, qualcuno... Vai. Esatto, vai Wave. Wave ha un'idea. Infatti si avvicina un attimo a Charity mentre Baru gesticola Mana gesticola e risponde a Baru dicendogli: noi abbiamo le coordinate di partenza del primo carico, giusto Charity? Delta, allora abbiamo... Delta 54? Sì, sì, esatto, era un'affermazione. Abbiamo una settimana di preavviso, in rete si può falsificare una identità. Visto che qui abbiamo un tuttofare, potremmo mandarlo preventivamente al punto di partenza, farlo salire su questa nave che trasporta il carico e con un po' di fortuna sperare magari che riesca a dirottare questa nave in modo che noi possiamo ritirare il carico e poi fare tutto quello che possiamo fare. Grazie mille, grazie belle, ringraziamo gli antroversi che ci hanno raidato. Grazie per il raid. Ciao, belli. Grazie ragazzi. Ciao Ciumba. Come state? Cosa stavate facendo di belli? Di bello, belli. Di belli. Bello, belli. Sono tutti belli. Yeah. Buonasera. Buonasera. Oppure un altro modo è mandare... in qualche modo
vostro netrunner, il più vicino alla nave, fargli accadere un incidente, davvero. Cazzo, Chum, ma hai proprio ragione. E ridescrivo un attimino la scena al volo anche per chi è arrivato adesso. In questa stanza di plexiglass dove si vedono i nostri riflessi seduti su dei divanetti intorno a un tavolino ovale, al sicuro nel bunker dell'Afterlife, stiamo pianificando un assalto a delle corriere che porteranno soldi e opere d'arte da quindi una nazione nello spazio fino a Night City. E infatti, quando ti sente dire questa cosa, Ambrogio ti dice: "Uè, cazzo, hai ragione." E poi si gira verso Mana e dice: "Mana, ma sono gli Airrider. Non ci vai lassù non invitato. Non ci vai e basta. Come vai lassù?" Effettivamente, anche tu lo sai, Wave, sono una grossa gatta gli Airrider per quelli come te, nel senso che sono una nazione indipendente nello spazio e fuori da ogni giurisdizione, e quindi sono irraggiungibili e sono molto chiusi tra di loro, soprattutto verso gli sconosciuti. Okay. Alla luce di questo, buonanotte. Notte, prof. Alla luce di questo, direi che l'unica opzione, tra virgolette, al momento meno rischiosa e più pratica potrebbe essere quella di far sì che all'interno della rete stasera ride su ride. Non abbiamo solo gli riders che dobbiamo riuscire a fermare, ma ci sono i veri Twitch stream riders che ci assaltano. Grazie mille. Cosa state facendo, playerini? Grazie per il follow anche di Plenoctis. Come andate, ragazzi? Allora, dicevamo, perdonatemi, che a questo punto una soluzione potrebbe essere quella di far sì che accada qualche piccolo incidente direttamente a questa navicella che sta trasportando le opere e il carico. Sai, i malfunzionamenti succedono, d'altronde sono viaggi lunghi, inaspettati. Potrebbe essere una soluzione se ci avviciniamo abbastanza, magari anche in volo da qualche parte. In volo? Sì, in volo. Come arrivarci, però, un altro paio di maniche. La mia bellezza non ci arriva fin lassù e comunque non fa la velocità di quei cosi. Basterebbe essere abbastanza vicini da potersi connettere direttamente all'interfaccia della nave e far sì che qualcosa si spenga accidentalmente. Oppure, come dicevi prima, si potrebbe fare in modo che qualcuno salga sulla nave e porti con sé magari un'antenna, un ripetitore che consenta a te, Wave, di interferire con i comandi della nave. Cazzo, Chum! Baru, porca puttana, ma il tuo girocottero del cazzo è ancora operativo, non possiamo seguire uno di quei camion. Non è sufficiente, ma mi hai fatto venire in mente un'ottima idea. Andiamo col girocottero in quota, da lì spariamo un cazzo di razzo teleguidato. Sì, mi piacciono i razzi teleguidati, con un'antenna dentro, e ti colleghi senza che nessuno rischi la buccia andando lì. Sembra una valida alternativa, direi. Quindi scusatemi che stavo scrivendo e leggendo la chat. L'idea è quella di piazzare un ripetitore sul camion, sul trasporto, e quindi hackerarlo poi dall'esterno. Ma l'hacking consiste nel manometterlo e farlo schiantare, o cosa? Sì. Potremmo anche far sì che non si schianti in maniera così brusca, ma che sia costretto a dover avere anche un piccolo impatto. Chum, senti che roba. E quando parla con Charity non gli sta più dando del lei, è tutto preso dal suo primo incarico. Senti che roba, Chum,
lo facciamo atterrare e insceniamo una cazzo di doppio gioco da parte di chi c'è lì sopra. Gli hanno venduto il quadro. Ah, li facciamo sparire. Ah, così la colpa se la prendono i Delta, come cazzo si chiamano. Sì, sì, mi piace. Aspetta, ma se facciamo così, cioè, non ho capito, gli altri pacchi poi chi li consegna? Quegli altri stronzi, Chum, come si chiamano? Fammi guardare. Pirata 99, Pirata e Alfa C 97. Sì, quelli. Scusatemi, quindi Delta, Pirata e Alfa sono i nomi delle fazioni. Ah, ok, sì. Ok, capito. Sì, sì, sono tre nazioni indipendenti. Tre gruppi di A-Rider diversi. Ecco, ok, adesso ho capito. Sì, è qualcosa che puoi fare, bello, però lo sai bene come funziona questa roba. È un attimo che l'hacker non riesca a fare quello che deve fare, poi è tutta merda, e poi dobbiamo lanciarci di persona sul transporter e farne di tutti i colori. Hai ragione, Mana. È per questo che ti volevo qui. Hai ragione. Ti sento un secondo, torno subito, scusate. Io direi... signori, dobbiamo decidere una strada e quella a seguire. Questo quadro, quindi, vogliamo recuperarlo, lasciarlo lì? E come, se no? Lo ignoriamo? No, dobbiamo fare in modo che non arrivi a destinazione. Se lo prendiamo è meglio, questo è ovvio. Almeno poi lo facciamo in 3 parti, 4 parti, guardo tutti. E lo vendiamo, un pezzo ciascuno, porca troia. Mana, tu hai detto prima di tenere in considerazione il piano A e il piano B. Potremmo fare così. Il piano A è quello dell'hacker con il nostro Netrunner. E il piano B, costruiamolo adesso. Il Netrunner non ha successo. Quindi... Ok. Cazzo! Mi alzo, vado verso Varu e gli do tipo un pugno sulla spalla. Porca puttana! Chum, che cazzo fai? Allora, tu prendi il tuo girocottero di merda, saliamo sopra, ok? Andiamo con il fucile, il... Che cazzo, non lo so dove lo montiamo, questo spara... cose che si attaccano... Antenne? Lo carichiamo di esplosivo, cazzo. L'antenna è un fottuto esplosivo, una volta attaccata, se il nostro hacker, e guardo Wave, non ce la fa, facciamo saltare il carico. Mana, hai troppa esperienza per sapere che potrebbero anche non riuscire a colpire col razzo. Allora cosa facciamo? Ne facciamo 2. Ecco, hai capito. Ne facciamo 2. Cazzo, vado a prendere altre 2 birre. Ne facciamo 2 e butto e sbatto le birre sul tavolo. 2 come questa birra. E prega Dio che col secondo ti vada bene. Facciamo. Quindi abbiamo... abbiamo un piano. Ci procuriamo una serie di questi antenne esplosivi e ci prepariamo al colpo. Che dite? Sì. Io Scusa, vai pure. Intanto buonanotte a Justellen. Justellen. Notte. Scusami. Grazie mille di essere passato. Grazie. E io, mentre dite queste cose, vedete che vi sto guardando sorridendo, perché in realtà in questa fase del piano chiaramente non posso fare quasi un cacchio, e quindi Sariti, ricordati, tu servi per capire chi deve andare a ritirare la cosa e per i finanziamenti anche, perché immagino che quei razzi, c'è Ezechiele che guarda voi due. Quei razzi non vengono fuori da nulla. Esatto. Questo lo stavo pensando, e in effetti, mentre voi dite tutte queste cose, fate fantasticate, parlate di esplosioni e roba fica, tipo lei si alza a un certo punto e fa: bene, allora mentre voi mettete a punto il piano d'assalto, io mi occuperò di aumentare le nostre risorse economiche e cercare di capire un pochino
Chi è il responsabile interno della Istan? Va bene? C'è anche Ottimo. Un'altra cosa da discutere ed è piuttosto importante. L'idea è quella di prendere il quadro, se si riesce, giusto? Ok. E quindi perché dovrebbe essere sparito? Vale sempre l'idea di suggerire che non che sono stati fregati dagli Airrider? Un incidente, un cazzo di incidente. Allora qualcosa è andato storto, il quadro, il trasporto si è schiantato. Possono recuperare la prova che il quadro è andato bruciato. Ok. Allora a questo punto io volevo suggerire una piccola manovra. È un po' azzardata, ma potrebbe fruttare. La signora qui, la caposala, e gira la testa, e quando gira la testa le ottiche girano. Avete presente le teste delle galline quando muovete il corpo e stanno ferme? Quindi le ottiche escono e stanno ferme e poi ritornano in sede. La signorina qua, Rogue, potremmo farle un piccolo pensierino. Lei è una cazzo di fixer, ce le trova le cose che servono per i prossimi carichi. Sì, tuttavia impegnarti con lei senza la sicurezza di recuperare il quadro è pericoloso. Dopo? Come? Vuoi dirlo, vuoi proporre questo piccolo omaggio in un secondo momento, quando il quadro lo avremo recuperato? Tanto saluto Max, notte bello. Ciao bello, buonanotte. Buonanotte. Io direi che del quadro ci possiamo occupare quando avremo il quadro. Sì. Ci sta comunque. D'altronde, lei mi sembra un tipo a posto. Di sicuro una che non ci frega. Scusami. L'idea è quella di comunque avvicinarci a questo mezzo con il girocottero di Baru. Questa cosa è fattibile, oppure il girocottero è un mezzo che non è in grado di fare questa cosa? Potenzialmente è fattibile. È chiaro che dovrete cercare di avvicinarvi senza farvi vedere, perché appena vi vedono potrebbero fare delle manovre per aumentare la velocità o andarsene, perché nel mezzo del nulla del deserto un girocottero ti segue, qualche domanda inizia a fartela. Esatto, io quindi come meccanico, soprattutto di mezzi pesanti, quindi ste robe ma le mangio, le conosco bene, vorrei capire se è più interessante barra utile fare in modo che Charity ci dia una mano ad investire, ad esempio, in risorse che migliorino il girocottero oppure in un nuovo mezzo. Charity è sicuramente la strada. Però tipo rendere il girocottero invisibile ai radar, quelle cose lì, capito? Magari costa di meno quello. Sicuramente costa di meno quello. È tecnologia militare, ci vogliono i contatti. Eccola lì, Charity è qua per questo. Ma non c'ha i contatti, lei ci avrà gli Eddie magari, ma i contatti per la roba militare lei non ce li ha, penso. Insomma, magari ce li ha. Eddie per comprare qualcuno che ha i contatti. So, fa queste cose qui, Charity, giusto? Ma certo. No, però ci proviamo. Qualcuno che questa Dove roba ce l'ha, basta. C'è. Ed è sempre Rogue. Anche se mi spiace impelagarmi prima di darle dei soldi. E sicuramente non mi fido a dirle che cazzo. Poi dimmi pure, Wave. Non volevo interrompere, Varu. No, scusa, vai. Wave potrebbe trovare in rete delle informazioni e contatti. Cioè, nel senso che alla fine, finché paghi, in una città come Night City, sì, ti guardano, ma sai, anche magari con un occhio di riguardo, se paghi tranquillamente cifre importanti. Per cosa? Quindi la domanda è per queste attrezzature militari. Sì, in qualche modo tu potresti avere qualche contatto. Invece, okay, per quanto riguarda una risposta più completa a Mana, allora costerebbe di meno upgradare
Il problema è che non avete tempo, perché verrebbe un mese. Ed è tra una settimana. Quindi bisogna comprarlo un mezzo. E tu, Wave, hai i contatti. Quanto ti costeranno i contatti, lo scopriremo. Infatti io rivelo questo, cioè espongo questa possibilità. Beh, i contatti in rete si possono sempre trovare, Varu. Col giusto prezzo siamo sempre a Night City. Ti adoro già, Wave. Direi che il piano è abbastanza... è abbastanza delineato. Vi organizzate per sentirvi ancora e finire il piano. E chiamerei fine alla riunione, in modo da dare anche un finale a questa prima sessione, questa specie di sessione zero par prima sessione, in cui abbiamo presentato i personaggi, Night City e quello che sarà il grosso incarico, a quanto pare, di Black Sun. Nel frattempo, però, succede qualcosa. In un edificio abbandonato del centro, un monitor si accende. Vari flussi di dati scorrono. A questo monitor si avvicina una donna. Black Sun, abbiamo presentato il nuovo socio, come desiderava. Dei log appaiono su schermo, dei glitch. A quanto pare dovremmo stare più attenti col progetto 77. Siamo andati vicini ad essere scoperti. Non dobbiamo più permettere una cosa del genere. Fine sessione 1. Un saluto a tutti quanti. Ciao. Dal montaggio. Grazie. Ciao belli. Ciao carbonari e guancialini. Ragazzi. E ci vediamo settimana prossima, quindi. Ciao. Yes. Wow. Vi ricordo a tutti da Night City. Ci vediamo settimana prossima, ragazzi. Questo e altro Black Sun. Oh, no. Oh, no.